Sport Viterbo, una produzione curata da Diretta Sport e Tele Lazio Nord. Amici sportivi all'ascolto, un caloroso buon pomeriggio, eccoci qua per una nuova puntata di Diretta Sport Viterbo su Tele Lazio Nord, sui nostri siti radio e televisione www.direttasportviterbo.it e sul canale televisivo di YouTube Diretta Sport Viterbo. Buon pomeriggio Beatrice, ben ritrovata dunque per una nuova trasmissione, un nuovo pomeriggio perché gioca Catania Viterbese, il recupero della nona giornata di andata, ma direi subito di salutare il nostro ospite e di salutare poi la regia che ci supporta sempre in queste nostre trasmissioni. Sì, salutiamo il nostro ospite Vincenzo Rossi, ex giocatore della Viterbese. E che ex che giocatore è con della noi. Viterbese. Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Grazie a te di essere qui con noi, Vincenzo. Poi parleremo naturalmente anche della tua carriera e della nostra Viterbese. Perché, certo. Insomma, nostra Viterbese. E salutiamo la nostra regia con Emanuele Sabatini e Emanuele Della Torre, che ci saranno d'aiuto oggi. E salutiamo anche Giulia. Buona guarigione Giulia, buona guarigione, che è a casa appunto. Sì, appunto è a casa e pronta a supportarci poi e anche a sopportarci nelle prossime puntate. Allora, la copertina di oggi è Catania Viterbese, siamo in Sicilia, andiamo a recuperare la nona giornata del campionato di Serie C, Girone C, quando non si giocò per gli ovvi e ormai risaputi motivi che non hanno permesso, non hanno fatto giocare la Viterbese, anche per una scelta della società, le prime partite. Oggi si recupera, ma si continua a giocare ogni tre giorni. E pensate che noi oggi andiamo a giocare l'ennesima partita ogni tre giorni e arriviamo ad aver giocato il doppio delle partite del Catania da quando è ricominciato il campionato a gennaio, quindi abbiamo sulle gambe molta fatica, ma soprattutto abbiamo anche un'infermeria piena, quindi oggi scenderanno a campo sicuramente i migliori, più adatti per questa partita. Mister Calabro avrà sicuramente preparato al meglio questo incontro e vedremo che cosa ci potrà dire la Viterbese in vista di quello che per noi ormai è diventato l'appuntamento più importante, vale a dire mercoledì prossimo, quando a Trapani alle ore 20:30 ci andremo a giocare la gara di ritorno con il Trapani, ma a giocare la qualificazione alla finale della Coppa Italia di Lega Pro. Ed è un risultato importante. Io credo che ci sia, non lo vedo nel monitor, ma credo che ci sia già collegato da Trapani. Eccolo, Beatrice. Con noi, Claudio Petricca. Che salutiamo. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Massimino di Catania, dove c'è l'estate, c'è un leggero venticello che sicuramente è apprezzato dai calciatori, perché qui oggi la temperatura ha toccato i 20 gradi. E dunque fa veramente molto caldo, all'ombra un po' meno. Le squadre sono in campo per effettuare il riscaldamento, le formazioni le hanno portate poco fa qui in tribuna stampa. Vi dico subito della importante novità nelle file della Viterbese, perché tra i pali gioca Francesco Forte, vista l'indisponibilità di Valentini, dunque in panchina va Thiam insieme al giovanissimo Bertolini, Forte titolare per questa gara. Ma non ci sono solo qui le novità, perché in panchina c'è anche Cenciarelli, c'è Polidori, Pacilli, che probabilmente non verranno rischiati in vista della gara di Coppa Italia a Trapani in programma tra una settimana. Viterbese col 3-5-2, dunque Atanasov, Rinaldi e Coda sono i tre difensori, i due esterni De Giorgi e Vignanelli, a centrocampo Damiani, Palermo e Zonev, in avanti giocheranno Bismarck e Van de Put, altra coppia inedita anche oggi dall'inizio. Catania al completo, manca solo lo squalificato Curiale, 3-5-2 anche per la squadra di Walter Novellino. Catania che ovviamente è alla rincorsa delle prime in classifica, vincendo recupero si porterebbe appena 5 punti dalla capolista Juve Stabia e dunque veramente potrebbe in un certo qual senso riaprire anche i giochi per la promozione diretta in Serie B.
Catania con Pisteri tra i pali, i difensori sono Aglia, che causò rigore nella gara di andata, ricordate, per il fallo su Sonner, per Silvestri, e Marchese, che gioca oggi titolare, Marchese che non giocò a Rocchi nel match di andata, che poi sarebbe ritorno, oggi è l'andata. A centrocampo Calafai, Carriero, Lodi, Angiulli e Valò, davanti il tandem Marotta di Piazza. Dirige un Daniele Paterna, che passa dalla neve del Rocchi nella gara con la Ternana al sole di Catania, lui veramente i due opposti. E pubblico che sta correndo qui al Massimino, che tutti però i più nostalgici ricorderanno come il mitico Cipali di Catania, perché se ricorderete, nella stagione 61-62 il Catania riuscì a battere la mitica Inter in lotta per lo scudetto con le reti di Alvarese per 2-0 addirittura, quindi riuscì a battere la formazione nero-azzurra, e da lì venne fuori il clamoroso Alcibali, che poi tutti oggi stanno usando come una battuta quando c'è un risultato che va contro ogni pronostico. Claudio, che... prego, dimmi. Sì, beh, no, io volevo solo ricordarti di quando facevamo le trasmissioni e passavamo la linea magari a Montecelio, senza togliere nulla agli amici di Montecelio, o a Trastevere, o magari a Canina, a Monte Rotondo, e oggi insomma sei a Montefiascone, a Montefiascone dove veramente abbiamo fatto forse le nostre migliori trasmissioni, questo è vero. Però insomma oggi sei a Catania, quindi è un altro livello. Beh, certo, il Catania ha una storia importante nel calcio italiano, tanti anni in Serie A, Serie B, la Serie C diciamo è un po' stretta a questa realtà calcistica che punta a tornare nel più breve tempo possibile nel calcio che conta. Detto questo, il Cipali fu inaugurato nel 37, e rimase Cipari fino al 40, poi con l'avvento del fascismo fu denominato Stadio Italo Balbo, questo per i più nostalgici, fino poi alla caduta del fascismo, quando tornò a chiamarsi Cipari nel 2002. Lo stadio poi fu intitolato ad Angelo Massimino, presidente del Catania dal 1969 al 96, che purtroppo morì in un incidente stradale, e a lui è intitolato oggi questo stadio Angelo Massimino. Il terreno si presenta in buonissime condizioni, colpo d'occhio eccellente, vi abbiamo fatto vedere le immagini prima della partita dello stadio, non so se la regia è riuscito a fermarne qualcuna. Uno stadio che può contenere 20.000 spettatori. Non so, oggi non ci sarà sicuramente il tutto esaurito, è un giorno infrasettimanale e dunque difficilmente sarà esaurito. Qui bene. Ho la rivista che consegnano qui a casa in tribuna, molto bella, realizzata da Catania Calcio, qui c'è Lodi in prima pagina, il capitano del Catania, dove c'è scritto accorciare le distanze, l'imperativo è di riportarsi a ridosso di Trapani e Juve Stabia. E la formazione oggi schierata fa venire i brividi, insomma, perché ve l'ho appena letta. Bene, grazie Claudio da Catania. Noi adesso ci fermiamo un minuto e poi torniamo a presentare questa partita con Vincenzo Rossi qui in studio. La linea può andare alla regia per un minuto. Per ottimizzare le nostre difese immunitarie sono consigliabili due cicli all'anno di cure inalatorie fatte in autunno e in primavera. Terme dei Papi, un privilegio naturale a due passi da casa. Interporto di Orte, nel cuore produttivo del centro Italia. Il tuo business è il nostro business. Tuscia Petroli, benzina viterbese senza sorprese. La benzina con i colori di Viterbo dei leoni giallo-blu. Deliziosa pasticceria, buonissimi gelati. Pasticceria Gelateria Polozzi, a Viterbo, Piazza della Rocca 5 e in Via Roma 1. Gesa Impianti a Viterbo, per la realizzazione, manutenzione e ristrutturazione del vostro impianto elettrico. Angelo Vergari, esclusivista per Viterbo, Terni e Rieti, vi consiglia Ferrari Trento, Rum Zacapa, Grappa Segnana, Champagne Laurent Perrier. Nelle migliori enoteche.
Affida il tuo sorriso allo studio dentistico Dottor Andrea Di Martino, specializzato in chirurgia implantare avanzata. A Viterbo, in via Garbini 51. A Terni, in via del Rivo 119. Non perdere il gusto di sorridere. Il tuo sorriso è importante per noi. Farmacia Caprio e Rossi. Salute e benessere al vostro servizio. La farmacia col cuore giallo-blu che si prende cura di voi. A Viterbo, via Madre Teresa di Calcutta, zona Santa Lucia, vicino Obi. Sono stato in banca, mi hanno ricarato la carta di credito. A noi serve una casa nuova, non una carta di credito. Dammi retta, vai in BCC Roma. Con linea mutui BCC per l'acquisto e ristrutturazione casa, vai sul sicuro. Banca di Credito Cooperativo di Roma, capitale in crescita da 60 anni. Il piacere di mangiare bene? Ai piedi del Palazzo Papale, ristorante Pizzeria Il Molino, a Viterbo, Valle Faul. Ampio parcheggio libero. WeCom, il meglio nel settore informatico. Sviluppa siti e servizi web, app per smartphone, software, sistemi gestionali e portali web. A Viterbo, in via Papa Giovanni XXI, zona Tribunale, Confimprese Viterbo, l'associazione datoriale al servizio delle imprese viterbesi. Accesso al credito agevolato e al microcredito. Sede di Viterbo, via Gargana 40. Casa di cura Nuova Santa Teresa, in strada Tuscanese a Viterbo. Prestazioni accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionate con le principali compagnie assicurative. Diretta Sport. Bene, eccoci qua. Allora, mancano 8 minuti all'inizio di Catania Viterbese, questa partita che è importante per il Catania, come ci ha annunciato Claudio Petricca dal giornale che esce allo stadio, ma è importante anche per noi, e su questo ne vorrei parlare con Vincenzo Rossi, che è pluridecano della maglia viterbese, ha vestito la maglia viterbese. Stavamo facendo i conti anche prima, perché poi le statistiche lo riportano, alcune partite non le riportano. Pensate, oltre 160 volte ha indossato la maglia di Viterbese. È uno tra i primi 10 ad aver indossato la maglia Viterbese nella storia della Viterbese. Il primo è Aldo Bernini con 239 volte che ha indossato la casacca giallo-blu, poi Stelio Stavagna 235, poi Pietro Cipriani 217. Nei primi 10 c'è Vincenzo Rossi con oltre 160 volte che ha indossato la casacca. Insomma, l'hai consumata. Beh, diciamo che mi fa piacere, mi fanno piacere questi numeri, perché io veramente amo la Viterbese, ci sono cresciuto da ragazzino, ho fatto veramente tutta la trafila, circa 8-9 anni in prima squadra. Perciò la seguo tuttora, l'ho seguita sempre, ce l'ho nel cuore, diciamo. Non c'è dubbio. Poi oggi salutiamo anche, doveva essere in studio insieme a Vincenzo, Gianfranco Boi, altro ragazzotto che ha vestito la maglia viterbese, forse più di te, ma insomma ve la battete, perché lui mi pare che sta sui 170-175 sì. presenze, però insomma anche lui ha dato molto a questa maglia, e quindi i tifosi e gli sportivi sicuramente non solo si ricordano di voi, ma proprio vi amano, perché insomma chi dà tanto per una città... Devo dire che sono passati tantissimi anni, sì. addirittura 40 dal mio esordio, e la gente ancora mi chiama Vincenzino, sì, della Viterbese, ma è una cosa che mi fa molto piacere, essere ricordato dopo tanto tempo, anche se diciamo vivo a Viterbo. Però certo. è una cosa che ripeto. No, però fa sempre piacere. Aver lasciato una traccia, certo, almeno, certo. almeno uno nella vita ha lasciato qualcosa. Sì, sì. No? Poi entrando allo stadio, le foto sulla destra, perciò. No, fa piacere. No, hai dato tanto alla causa della Viterbese, anche per riportarla anche in Serie D. Sì, diciamo, tutto, diciamo che, che erano altri tempi, è logico, non era la Lega Pro di adesso, facevamo la Serie D, e diciamo, il livello, anche se era buono, non era questo. Diciamo, non c'erano presidenti come Camilli che potevano portare la squadra a certi livelli, però insomma sono stati degli anni importanti anche quelli. Comunque salutiamo Gianfranco Boi, che per un problema di salute all'ultimo momento non è potuto essere qui con noi oggi, ci sarà prossimamente, quindi lo salutiamo, perché ci ha avvisato con molto rammarico di non poter essere presente, veramente era dispiaciuto, e lo siamo anche noi, ma non ci sarà, ci sarà sicuramente occasione per riaverlo insieme a noi. Questa partita con il Catania, Vincenzo, insomma la Viterbese ci arriva un po' stanca. Beh, ci arriva stanca, perché credo che non è mai successa una cosa del genere di quello che è successo alla Viterbese, anche perché diciamo l'abbiamo voluta noi, tra virgolette, giocare ogni 3 giorni, cioè siamo partiti con 10 partite in meno tutte le altre,
perciò credo che non sia successa mai una cosa del genere. Giocando ogni tre giorni è difficile. Poi, tra l'altro, una cosa positiva è che stiamo andando avanti in Coppa Italia, sì. Perciò veramente le partite sono ogni tre giorni, è molto difficile prepararle, allenarsi. E capisco anche che magari ci sono delle volte che non è brillante la squadra, però diciamo che c'ha tutte le scuse. Sì, adesso vedremo oggi se ha assorbito anche la sconfitta e le fatiche di Trapani. Il Catania si presenta a questa partita nel pieno delle proprie forze. E, direi, Beatrice, se sei d'accordo, allora di andare a vedere insieme alla regia se sono pronti. Il tabellino di oggi, ma è molto semplice. Sì. Il tabellino di oggi molto semplice, Catania-Viterbese, recupero della nona giornata che si giocherà alle 14:30. Perfetto, la classifica prima di questo recupero? La classifica che vede la Juve Stabia prima con 65 punti. Scusami, per i nostri telespettatori che vedono la classifica, ci sono dei punti. Il meno sta a significare i punti che la federazione gli ha tolto in classifica dall'inizio del campionato. Invece i più tre sono i tre punti che saranno aggiunti alle squadre quando incontreranno nelle prossime giornate il Matera, escluso dal campionato. Quindi quelli saranno tre punti che dovranno essere aggiunti alla classifica che adesso Beatrice legge. Perfetto, ricomincio con la Juve Stabia prima con 65 punti, segue il Trapani con 64, Catania e Catanzaro 57, Potenza 47, Monopoli 44, Virtus Francavilla 43, Vibonese 42, Viterbese Castrense e Casertana 41 punti, Rende, Cavese e Regina 40, Sicula Leonzio 39, Siracusa e Rieti 32 punti, Imbisceglie 29, chiude la Paganese con 14 punti, il Matera, ricordiamo, è stato escluso. Allora, andiamo a vedere nella classifica cannonieri quello che è successo domenica scorsa. Sì, c'è qualche novità. Sì, qualche novità, infatti. Primo nella classifica dei marcatori con 14 gol, Castaldo della Casertana. Segue con 12, Durzi del Catanzaro. 11 Paponi della Juve Stabia e Franza del Potenza, 10 gol Magni del Monopoli e Fischnaller del Catanzaro, con 9 gol Taurino della Vibonese, Lodi del Catania, Fella del Catania e Carlini della Juve Stabia. Perfetto, allora prima di andare in diretta con Claudio Petricca ci fermiamo per l'ultimo break di pubblicità prima della gara e poi torniamo per le ultime battute prima del fischio d'inizio. La linea può andare alla regia. Centro Auto, concessionaria ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Abarth per Viterbo, Civitavecchia e Grosseto. Una squadra vincente in tutti i ruoli del settore auto, dalla vendita all'assistenza. Al supermercato Todis, qualità fa rima con risparmio. Il piacere di fare la spesa, aperto tutti i giorni, orario continuato. Via Tangenziale Ovest a Viterbo. Belli Costruzioni, azienda leader nel settore immobiliare, firma la casa dei tuoi sogni. Esperienza e cura dei particolari è il nostro modo di lavorare. CISL Scuola Viterbo, il sindacato al servizio dei lavoratori della scuola, dei docenti precari e di chi vuole entrare nel mondo della scuola. CISL Scuola Viterbo, via Santa Giacinta Marescotti, traversa strada Teverina. Vuoi gustare una grande pizza o una pizza grande? Pizzeria Il Monastero, a Viterbo in via Fattungheri 10. Di Marco Sport, il tuo centro tecnico sportivo, a Viterbo, Piazza della Rocca. Assistenza informatica SRL, da 20 anni si prende cura del tuo PC. Vendita, riparazione, installazione, gestione reti e sistemi informatici. A Viterbo, via Murialdo 23, telefono 0761 30 55 77. L'Agenzia Croce, a Viterbo in via Cardinal Lafontaine, leader dal 1959 nel settore delle onoranze funebri, da sempre sostiene lo sport viterbese. Istituto Tecnico Superiore di Viterbo. In 2 anni, diploma di tecnico nelle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali. Vai su www.itsagro.it. La Carrozzeria 2000 collabora al progetto Mio Carrozziere, l'innovativo servizio che tutela l'automobilista a 360 gradi. Vai su miocarrozziere.federcarrozzieri.it o rivolgiti alla Carrozzeria 2000 a Viterbo, Montefiascone e Toscania. Conver Gomme a Viterbo in viale Raniero Capocci. Esclusivista pneumatici Apollo e pneumatici Avon, la gomma sportiva per alte prestazioni. Fai gol con Futursec Lavanderia. Qualità e professionalità al tuo servizio. A Viterbo, Piazzale Africa, vicino ai Palazzi di vetro. La Panta CZ non è un'agenzia di pubblicità, è l'agenzia di pubblicità. Cerca in tempo reale gli impianti disponibili per la tua pubblicità su www.pantacz.it.
Diretta Sport. Allora, sentiamo subito Claudio a Catania, a che punto sono le squadre? Sta per battere il calcio d'inizio, battuto ora dalla Viterbese che gioca il primo tempo alla sinistra della tribuna centrale del Massimino. E allora sai chi ti metto in linea, Claudio? Angelo Vergari. Angelo? Pronti? Eccolo. la coppia Angelo Lettera non fuma oggi, eh? No, quindi ti torno. No. Quindi torno. La coppia si è scoppiata oggi. Ma mercoledì prossimo si riaccoppia. Sì. Senti Angelo, com'è questa partita oggi? È una partita interlocutoria per arrivare a mercoledì prossimo oppure ce l'andiamo a giocare? Io spero che la Viterbese di Trapani sia rimasta a Trapani, che qui ci sia la Viterbese, quella del Trapani a Viterbo. E quindi io spero, perché sì, la Coppa Italia è importante, però non abbandoniamo il campionato, assolutamente. E quindi per me è una tripla, speriamo bene. Bene, grazie Angelo, perché ciao. È cominciata la partita, ciao, buona giornata e naturalmente buon lavoro. Vincenzo, insomma, questa partita l'abbiamo detto prima, è comunque difficile, hai sentito la formazione, rientra forte tra i pali dopo una lunga assenza, sembrerebbe un 4-4-2, si copre Calabro, che dici? Ma diciamo che la partita è difficilissima, era difficilissima se diciamo anche noi eravamo al completo, cioè abbiamo anche diverse assenze, perciò sicuramente sarà molto difficile. E sì, un 4-4-2 credo, con Bismarck punta centrale e Van de Putte magari che gli gira un po' intorno. Speriamo, diciamo, ecco, nei primi minuti di contenere, diciamo, gli attacchi del Catania, perché sicuramente il Catania vorrà vincere questa partita e attaccherà dal primo minuto. L'importante secondo me è non prendere gol i primi minuti, stare in campo bene, poi vediamo un po'. Bisogna essere fiduciosi, la partita è difficilissima, si sa, vediamo quello che succede. E sentiamo Claudio in queste prime battute, che cosa è successo? Non è successo nulla, ancora fase di studio, ora prova il Catania con Marotta aggredito da Damiani e intanto mi sembra che Van de Putte gioca sì alle spalle di Bismarck, diciamo è quasi un 3-5-1-1 quello della Viterbese, che ora prova a rubare palla con Mignanelli, ma siamo ancora nella nostra metà campo, Damiani. E dà il compito Van de Putte, quando la Viterbese è in fase di non possesso, di schermare Lodi, che è il regista del Catania e capitano, che ha il compito di impostare il gioco. Intanto pallone sulla destra per Zonef, poi De Giorgi mette in aria, palla che arriva in aria, si alza la bandierina a segnalare il fuori gioco di Van de Putte. Nulla di fatto, aveva però allontanato Marchese prontamente. E dunque si riparte con la punizione in favore della formazione etnea, che abbiamo già detto è reduce anche dalla pesante sconfitta subita al Granillo di Reggio Calabria, dopo aver inflitto la prima sconfitta alla Juve Stabia in campionato. Ora attenzione a Marotta, 20 metri, prova la progressione, Marotta entra in area, lo fermano in due, ottimo il raddoppio di Palermo su Atanasov e poi spazza via De Giorgi. Van de Putte prova a calciare in avanti, troppo lungo il pallone per Bismarck, che lo recupera tranquillamente. Aia, Ramazzi Aia, centrale, centrodestra della formazione di Novellino, chiamato a sostituire, ricordiamo, Sottile, proprio all'indomani della sconfitta subita dalla Catania alla Rocchi. Intanto avanza la formazione di casa con questa accelerazione, attenzione, di Angiulli, mette in aria, colpisce malissimo e la recupera senza problemi Mignanelli. Campo molto grande questo qui del Massimino, veramente imponente la vista del terreno di gioco, ed è grande anche per chi ci corre, lo ricordiamo, e questo voglio ricordare, che la Viterbese ha giocato il doppio delle gare del Catania da gennaio in poi, come tutte le altre squadre del girone, e quindi non vogliamo dire sia un alibi, ma sicuramente ha le sue ragioni per accusare un minimo di stanchezza. Intanto la lunga battuta di coda sulla destra non arriva De Giorgi e abbiamo visto Calabro fare ampi gesti a coda, come dirgli calma,
ragioniamo, non facciamo questi lanci avventati, insomma, invitando la calma ai suoi, soprattutto in fase di impostazione. Intanto Di Piazza, il tocco per Marchese che si trascina la palla fuori, servito Van de Put, il tocco per Zonef, colto in contropiede. Molti errori in questi primi minuti, siamo al sesto di gioco, ancora 0-0, molti errori in questi primi minuti. Qui prova a rubare palla Van de Put, poi c'è un lungo rilancio, Rinaldi allontana di testa. Alle spalle di De Giorgi recuperano i padroni di casa, ma c'è l'ottimo intervento da parte di Damiani, che affida poi il disimpegno a Coda, anche oggi titolare della squadra. Tra l'altro, tre file davanti a me in tribuna ci sono nell'ordine Luppi, Valentini e Sini, che stanno seguendo ovviamente con grande attenzione le gesta dei compagni sul terreno di gioco. Pallone per De Giorgi sulla destra. Vediamo il tocco per Bismarck, poi al centro ancora Bismarck, va a recuperare, ma Paterna fischia un fallo in attacco a Zonef, si arrabbia il bulgaro verso il direttore di gara di Teramo. Si ripartirà con la posizione affidata a Lodi, che va con il suo sinistro subito in avanti, esce forte di testa ad anticipare Marotta. Ottima qui l'uscita del portiere della Viterbese, che ricordiamo torna titolare dopo un lunghissimo periodo di assenza. E allora, Claudio, sì, prendo la linea semplicemente perché vorrei chiedere a Vincenzo Rossi già un primo commento su queste primissime battute. No, è presto, però insomma. Sì, ma diciamo che teniamo il campo molto bene, credo che fino adesso non ci hanno messo in difficoltà. Diciamo che vedo che Palermo è il primo che va a pressare sui loro centrocampisti e dietro siamo abbastanza, diciamo, posizionati. Cerchiamo di creare meno spazi possibili a loro. Per adesso stiamo tenendo bene, spero in qualche giocata di Van de Put, che visto, è un giocatore molto tecnico, potrebbe metterli in difficoltà tra le due linee con Bismarck che tiene su alta un po' la difesa. Adesso comunque sembra la partita equilibrata, logicamente loro... Certo, poi la partita è lunga, più passa il tempo e più cercheranno, diciamo, spingeranno di più. Vediamo se siamo capaci di mantenere questa andatura. Magari di sfruttare un'occasione come si faceva un po' nel passato, si diceva contropiede. Contropiede, no? Infatti, adesso sì. Si dice ripartenza. Magari ecco, tenendo questo 4-4-1-1 con magari qualche palla lunga che... giocata da Van de Put, che sa saltare molto bene l'uomo, li possiamo mettere in difficoltà. Vedremo. Claudio? Non sento il ritorno di Claudio. Claudio? Non sento il ritorno di Claudio. Allora direi di andare in pubblicità dopo queste prime battute con la regia, quindi la linea può andare alla regia. Un minuto, poi torniamo in diretta. Per ottimizzare le nostre difese immunitarie sono consigliabili due cicli all'anno di cure inalatorie fatte in autunno e in primavera. Terme dei Papi, un privilegio naturale a due passi da casa. Interporto di Orte, nel cuore produttivo del centro Italia. Il tuo business è il nostro business. Tuscia Petroli, benzina viterbese senza sorprese. La benzina con i colori di Viterbo dei leoni giallo-blu. Deliziosa pasticceria, buonissimi gelati. Pasticceria Gelateria Polozzi, a Viterbo, Piazza della Rocca 5 e in via Roma. Gesa Impianti a Viterbo per la ristrutturazione del vostro appartamento. Lavori chiavi in mano, sopralluoghi e preventivi gratuiti. Angelo Vergari, esclusivista per Viterbo, Terni e Rieti, vi consiglia Ferrari Trento, Rum Zacapa, Grappa Segnana, Champagne e Laurent Perrier. Nelle migliori enoteche. Problemi di carie, devitalizzazioni, ricostruzioni, protesi, ortodonzia per i più piccoli, Dental Scan 3D. Studio dentistico Dottor Andrea Di Martino. A Viterbo in via Garbini 51, a Terni in via del Rivo 119. Non perdere il gusto di sorridere. Il tuo sorriso è importante per noi. Farmacia Caprio e Rossi. Salute e benessere al vostro servizio. La farmacia col cuore giallo-blu che si prende cura di voi. A Viterbo, via Madre Teresa di Calcutta, zona Santa Lucia, vicino Obi.
WeCom, il meglio nel settore informatico. Sviluppa siti e servizi web, app per smartphone, software, sistemi gestionali e portali web. A Viterbo, in via Papa Giovanni XXI, zona Tribunale, Confimprese Viterbo, l'associazione datoriale al servizio delle imprese viterbesi. Accesso al credito agevolato e al microcredito. Sede di Viterbo, via Gargana 40, sul web confimpreseviterbo.it. Casa di cura Nuova Santa Teresa, in strada Tuscanese a Viterbo. Prestazioni accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionate con le principali compagnie assicurative. Diretta Sport. Bene, dopo questo break pubblicitario torniamo di nuovo a Catania con Claudio Petricca. Sì, dove qui siamo giunti all'undicesimo del primo tempo sul punteggio di 0-0 fra Catania e Viterbese. Nel periodo non collegati non è successo praticamente nulla, ma la Viterbese sta tenendo il campo con discreta autorità in queste prime battute. Non è soddisfatto Novellino, che si gira in continuazione verso la propria panchina ad ogni errore dei giocatori in campo. Ora proviamo sulla sinistra con Mignanelli, ma c'è l'ottima chiusura da parte di Valò, che va anche a guadagnare la rimessa laterale che poi finirà ad Aglia, ma siamo all'altezza del vertice adesso dell'area di rigore della formazione rosso-azzurra. Lo stesso Aglia pronto a rimettere in gioco. Undicesimo minuto, 0-0 il risultato, finora poche emozioni in campo. Prova il Catania, qui c'è un colpo di Marotta da Tanasov, sicuramente uno dei duelli più caldi di questa partita tra il bulgaro e Marotta, che ora vediamo viene redarguito dal direttore di gara. E Marotta va a chiedere scusa da Tanasov e non ha scelto certo il giocatore migliore per cercare la bagarre, perché Tanasov è un giocatore molto, molto agonistico quando vuole. Punizione affidata a Coda, vediamo, cerca la battuta verso Van de Putte, Aia però di testa allontana, poi c'è una spinta con Palermo, riesce a recuperare la squadra di casa che trova a sbocco sulla tre quarti, sopra la mediana, pallone sulla sinistra a beneficio di Valò, che però aspetta l'arrivo di Lodi, vediamo il capitano ancora, cerca Angiulli, il quale poi prova a mandare Valò sul fondo, i due non si capiscono, ma l'umore qui del pubblico al massimino e si riparte con la rimessa dal fondo da parte di Francesco Forte. 0-0 dunque, malinteso qui tra i due, tra Angiulli e Valò. Pronto il portiere gialloblu che è in completo verde oggi, pronto al rinvio all'altezza della propria area di porta. Siamo al minuto 13 del primo tempo, pallone indirizzato verso Mignanelli, con calma riparte da Rinaldi, oggi capitano, ancora fa qualche passo, poi affida Damiani che di sinistro smista verso, ancora verso Coda che gioca nel centro-sinistra, ancora Rinaldi, Damiani riesce a deludere il pressing di Marotta, poi pallone per De Giorgi, pubblico che incita la formazione di casa, si fa sentire qui l'errore di Van de Put, recupera palla Angiulli e poi sentite i tifosi. Tra l'altro c'è stato un po' di contestazione a Catania dopo il pesante 3-0 subito a Reggio Calabria. È un po' quest'anno una stagione particolare per la formazione etnea, tra alti e bassi, non è riuscita mai finora a decollare definitivamente, tant'è vero che staziona al terzo posto in classifica. Vediamo, Lodi va a dire qualcosa a Zonef perché ha perso tempo, punizione affidato a Silvestri. Intanto recupera Zonef, sto cercando di capire cosa dice la curva, ma ho la cuffia, non sento bene. Vediamo Palermo, fa salire sulla sinistra Mignanelli che poi riparte da Rinaldi con calma. Rinaldi si porta sul cerchio di centrocampo, uno sguardo in avanti, poi cerca la battuta profonda a trovare De Giorgi che mette subito in aria, arriva ad allontanare Silvestri, poi Marotta con il petto, qui c'è un errore di Atanasov che mette un pallone al centro, poi la palla
per Di Piazza imprendibile e sentite, non sono affatto contenti qui i tifosi del Catania per l'ennesimo errore della formazione di Novellino, che ha detto qualcosa a Valò, rimessa in gioco per la Viterbese. La curva alla nostra sinistra è quella più calda, quella che si fa sentire maggiormente. Damiani alza questo pallone a campanile, allontana coda, prolunga Palermo, poi non arriva Van de Putte, palla messa in aria, passa via di nuovo ad Anasov. Ora prova a rubare palla a Zonef per Bismarck. Su Bismarck c'è l'intervento di Marchese, lo ricordiamo anche in Serie A con la maglia del Catania, tra l'altro. Catania che fino a poche stagioni fa, ricordiamo, giocava nella massima serie nazionale. Palermo, c'è forse un fallo, riesce comunque a servire dietro verso Rinaldi. Uno sguardo, non c'è nessuno, allora cerca questa lunghissima battuta imprecisa che intendeva servire Van de Putte nel ruolo di ala destra. Marchese pronto a rimettere subito in gioco. Vediamo ancora, riceve l'esperto difensore del Catania, che però si trascina la palla in fallo laterale. Ci sarà rimessa in gioco per la Viterbese. Quando siamo giunti qui al 16° minuto nel corso del primo tempo, sul punteggio di 0-0 al Massimino tra Catania e Viterbese, De Giorgi cerca Bismarck, non arriva, però c'è Lodi, aia, colpi di testa che alla fine lasciano la palla al Catania, riconsegnata dai giocatori di Calabro. Prova a salire ora Angiulli, pallone sulla destra, ancora Angiulli, smessa verso Marchese, avanza l'esterno, mette questa palla in aria, colpo di testa di coda da allontanare, poi Lodi, con calma Damiani per De Giorgi, che smista verso Forte, che va al rinvio sulla tre quarti campo, non arriva Bismarck, arriva Palermo, ma sui piedi di Silvestri, prova ad aumentare il ritmo, la pressione, Marotta, tiro dai 20 metri, blocca con sicurezza Forte, leggermente spostato sulla sinistra, tiro insidioso, Forte non ha avuto esitazioni bloccando la forte conclusione di Alessandro Marotta. E allora Claudio, fammi sentire. Prego. Vincenzo, dopo insomma che si è giocato questo spezzone di partita con i tifosi che hanno fischiato il Catania, però insomma una Viterbese che è ben disposta, no, secondo me. Sì, sì, 20 minuti diciamo tatticamente perfetti, nel senso che non ci hanno messo in difficoltà, copriamo tutte le zone, Damiani palleggia molto bene, rispetto a altre partite vedo molto meglio anche Palermo, è logico, ci manca un guizzo lì davanti che è difficile, vediamo un attimino anche sulla fascia sinistra Mignanelli se riesce a andare in superiorità numerica, saltando l'uomo, facendo qualche cross, le palle davanti a Bismarck. Questi 20 minuti sono arrivate veramente poche, vediamo un attimino di migliorare la fase offensiva. Sì, è una squadra che prima di tutto secondo me con l'infermeria piena, con la prospettiva della semifinale di Coppa Italia, quantomeno a mio modesto parere è una squadra che punta prima di tutto a non prenderle. Certo. Poi dopo, certo, come abbiamo detto prima, magari un guizzo durante la partita ci può pure stare, no? Ci abbiamo persone che oltretutto, tipo Van de Putte, che saltano l'uomo, possono saltare l'uomo e che ti mettono in difficoltà. Possiamo fare qualcosina di più, cioè abbiamo le qualità per fare qualcosina di più. Logicamente non siamo al meglio della condizione, perciò... Non ci conviene scoprirci. No, ecco, io... Diciamo che lo 0-0 ci metterei la firma, poi vediamo un attimo. Sì, quello pure io, guarda, quello pure io, devo dire la verità anche. Però diciamo stiamo facendo una bella figura a Catania, insomma. Sì. Claudio. Sì, attenzione che è rimasto a terra coda, ampi gesti tra dei giocatori della Viterbese per far entrare la barella in campo. Sembrava svenuto il difensore della Viterbese, che però ora sembra muoversi e ancora a terra, probabilmente ha subito un colpo alla testa. Vediamo però ora si prova a rialzarsi, per fortuna nulla di serio, però grande apprensione c'è stata in panchina ed anche in campo, perché lui è rimasto praticamente
quasi immobile, proprio 2 metri dalla linea di porta, su un traversone molto pericoloso dalla sinistra, diciamo la prima vera azione pericolosa del Catania. E intanto vediamo che il vice di Calabro sta parlando con De Giorgi, gli sta indicando una zona del campo, perché spesso il Catania attacca sulla sinistra e prova a creare problemi proprio da questa zona, dove Valò cerca di impensierire la retroguardia, Angiulli spesso si accentra dal centro verso la sinistra, e allora sta dando spiegazioni proprio a De Giorgi, che deve coprire meglio quella fascia. Infatti, intanto si scaldano Mirillo e Sparandeo, mi sembra. Coda ora sta lasciando il campo, però vediamo. E allora su questo sì, gioco fermo ne approfitto per andare in pubblicità per il secondo dei 3 break previsti per il tempo. Centro Auto, concessionaria ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Abarth per Viterbo, Civitavecchia e Grosseto. Una squadra vincente in tutti i ruoli del settore auto, dalla vendita all'assistenza. Al supermercato Todis, qualità fa rima con risparmio. Il piacere di fare la spesa. Via Tangenziale Ovest a Viterbo. Belli Costruzioni, azienda leader nel settore immobiliare, firma la casa dei tuoi sogni. Esperienza e cura dei particolari è il nostro modo di lavorare. CISL Scuola Viterbo, il sindacato al servizio dei lavoratori della scuola, dei docenti precari e di chi vuole entrare nel mondo della scuola. CISL Scuola Viterbo, via Santa Giacinta Marescotti, traversa strada Teverina. Vuoi gustare una grande pizza o una pizza grande? Pizzeria Il Monastero, a Viterbo in via Fattungheri 10. Di Marco Sport, il tuo centro tecnico sportivo, a Viterbo, Piazza della Rocca. Assistenza informatica SRL, da 20 anni si prende cura del tuo PC. Vendita, riparazione, installazione, gestione reti e sistemi informatici. A Viterbo, via Murialdo 23, telefono 0761 30 55 77. L'Agenzia Croce, a Viterbo in via Cardinal Lafontaine, leader dal 1959 nel settore delle onoranze funebri, da sempre sostiene lo sport viterbese. Conver Gomme a Viterbo in viale Raniero Capocci. Esclusivista pneumatici Apollo e pneumatici Avon. La gomma sportiva per alte prestazioni. Fai gol con Futursec Lavanderia. Qualità e professionalità al tuo servizio. A Viterbo, Piazzale Africa, vicino ai Palazzi di Vetro. La Panta CZ non è un'agenzia di pubblicità, è l'agenzia di pubblicità. Cerca in tempo reale gli impianti disponibili per la tua pubblicità su www.pantacz.it. Diretta Sport. Bene, ritorniamo a Catania 0-0. Dove prova la Viterbese, Marchese di testa, anticipa Van de Putte, mette in fallo laterale, lato corto di destra, De Giorgi prova ad andare, ancora palla in aria, palla che passa, poi Bismarck va giù, fallo in attacco. Qui ha rischiato tantissimo Silvestri su questa palla sulla quale stava bendandosi Bismarck. E poi Catania che butta via il pallone, e ancora sentiti i mugugni dei tifosi del Massimino sull'ennesimo errore in disimpegno della squadra di Novellino. Rinaldi, attenzione, pallone per Atana, per Sonef, lunga battuta, Van de Putte prova a recuperare, resiste, poi subisce il fallo da parte del difensore del Catania, Carriero. Ora Palermo, Rinaldi, siamo nella nostra metà campo, proviamo sulla destra ancora con il lancio di Atanasov, Bismarck non arriva, arriva Zonev per Van de Putte, c'è un fallo di mano, lo vede Paterna, calcio di punizione dal limite, pallone però decentrato, però è la zona di Van de Putte che può calciare con il suo sinistro verso la porta di Pisteri. Siamo al 24esimo del primo tempo, 0-0 il risultato qui al Massimino di Catania. Vediamo Mignanelli e Van de Putte, tutto il Catania è nella propria area di rigore, in barriera vanno Lodi e Marotta, mentre si scalda già un giocatore dalla panchina, si tratta di Sarno. Novellino sta facendo scaldare Sarno dopo 24 minuti. O ci sono problemi fisici o è un cambio tattico. Van de Putte e Mignanelli, 3 in barriera.
parte Mignanelli, comodo passaggio tra le braccia di Pisteri, che in due tempi recupera il pallone, poi ritarda la ripresa con le mani, mette in azione Aia. Pallone verso Silvestri, riceve Lodi che va ad impostare, prova a schermarlo Van de Putte, poi De Giorgi che mette pressione a Marchese, si ritorna dalle zone di Pisteri sul quale va Bismarck che prova un po' a fare da solo il torello con i difensori del Catania che avanza ora con Aia. Angiulli, il suo sinistro a cercare la profondità, pallone che diventa imprendibile e ancora tifosi che rumoreggiano per questo lancio troppo profondo di Angiulli che cercava sulla sinistra l'inserimento di Valò. Mignanelli, attenzione a Mignanelli, rischia qui al limite, ci pensa Rinaldi ad allontanare il pericolo, poi Van de Putte cercava Bismarck, presi in controtempo e recupera il Catania. Attenzione a queste palle in difesa, a non rischiare come ha fatto poco fa Mignanelli. Prova sulla destra ora lo scatto ancora Calapai, cross, preciso l'intervento di Forte che abbranca a terra il pallone, mette in moto De Giorgi, cerca questa battuta su Bismarck, attaccato dal difensore, va a terra, tutto regolare secondo l'arbitro. E allora può ripartire Lodi che trova Marotta ai 30 metri, pallone in avanti per Di Piazza, si alza la bandierina di Piava, di Vercelli, anzi di Fantino, di Savona che è il secondo assistente e che dalla parte opposta della nostra tribuna segnalare la posizione irregolare di Piazza che era terminato oltre la linea difensiva. Pallone per Sonef, da questi verso Van de Putte, poi De Giorgi aggredito da Angiulli, si rifugia su Atanasov il quale sbaglia il tocco costretto a una rincorsa per tenere la palla a coda. Mignanelli, Rinaldi, buono il disimpegno della Viterbese, Damiani aggredito da un avversario, costretto a rifugiarsi su coda, subisce anche il fallo di Carriero, si riparte con il calcio di punizione, anche se di Cala, di Carriero, sì, si riparte con il calcio di punizione affidato alla Viterbese. Con coda Rinaldi cambia zona per De Giorgi che non tiene in campo il pallone, ci sarà allora la rimessa laterale per la formazione rosso-azzurra. Marchese al centro, ancora Catania che manovra ripartendo da Aia, supera la linea mediana il difensore del Catania, ancora Aia in possesso, cerca la battuta di destro in profondità, c'è un colpo di testa qui di un attaccante del Catania, palla che invocava il calcio d'angolo, mi sembrava un po' strano il tentativo da parte di Calapai. Palla che è andata sul fondo, si torna a giocare con Atanasov quando siamo giunti al 28esimo, ennesimo lancio in avanti. Comoda qui la copertura ancora di Silvestri che trova Lodi, il quale mette in moto Angiulli, deve correre De Giorgi, Angiulli per Marotta, eccolo qua, palla troppo forte sul fondo e sentite anche voi le proteste del Massimino per questo errore di Angiulli, l'ennesimo di misura. Imprendibile palla per Marotta, però è un Catania che speriamo non trovi le misure, perché poi quando le trova davanti tra Marotta, Di Piazza e tutti gli altri può creare problemi. Mignanelli, la battuta verso Bismarck, l'intervento preciso da parte di Silvestri, triangolazione nella tre quarti campo siciliana, pallone affidato a Marchese che ora sale. Viterbese che si chiude con una squadra molto corta, cercando di dare pochi spazi, intanto Damiani cerca di far ripartire Bismarck, palla per Damiani, attenzione buona per Van de Putte che prova sulla destra, prova Van de Putte, toccato da Silvestri, arriva il giallo per il numero 5 del Catania e se la prende con Marchese mi sembra, e calcio di punizione dal limite, ammonito Silvestri.
ammonito Silvestri per questo fallo ai danni di Van de Putte, punizione dal limite, questa volta il pallone è più centrale, vanno a dissetarsi coda De Giorgi, anche Rinaldi, perché ripeto, a Catania oggi siamo in primavera, 20 gradi, fa molto caldo, caldo si fa sentire per una squadra che sta giocando praticamente ogni tre giorni. Intanto si scaldano anche due giocatori della Viterbese, continuano a scaldarsi sia Milillo sia Edo Sparandeo. Sul pallone Zonef, attenzione, prova Zonef, c'è il gol della Viterbese, Zonef, punizione all'angolino alla sinistra di Pisseri, 1-0 per il gialloblu, 1-0, grande punizione di Zonef, Viterbese in vantaggio al 31esimo del primo tempo. 1-0. Bene Claudio, naturalmente quando la regia è pronta possiamo poi mandare lo stacchetto del nostro gol gialloblu e poi andremo a commentare insieme a Vincenzo Rossi questo gol, perché l'avevamo detto che potevamo far male in avanti e quindi c'era l'opportunità con un contropiede. Il gol è stato molto bello perché ha spiazzato, il portiere non se l'aspettava quello su quell'angolino. Comunque Vincenzo, dicevamo abbiamo portato bene, diciamo, bene perché... speravamo in qualche spunto di Van de Putte, esatto. Proprio lui ha preso le due punizioni, che la prima diciamo era un po' troppo centrale, la seconda ci ha portato al vantaggio, proprio le due punizioni sempre nello stesso punto, prima l'ha tirata Mignanelli di sinistro, adesso Tonve di destro. Ecco, diciamo dobbiamo sfruttare queste poche sortite in avanti, certo. E lo stiamo facendo molto bene con Van de Putte, veramente bravo, ha puntato sempre l'uomo e ha preso due punizioni importanti. La linea alla regia. Terme dei Papi, il gol della salute. Ecco, dicevamo, e grazie, ci piace ascoltare questo stacchetto del gol gialloblu che viene in occasione appunto della rete segnata dalla Viterbese. E dicevamo, Vincenzo, che Van de Putte, noi l'avevamo previsto che poteva essere l'uomo che in grado di saltare l'uomo, no? E la punizione è venuta proprio su questo motivo qui. Un po' di nervosismo nelle file del Catania, ma questo agevola poi i giocatori veloci, insomma, mi sembra di rivederti un po' in mezzo al campo perché tu facevi quelle cose lì. Sì, diciamo che con le dovute proporzioni, diciamo che io giocavo un po', diciamo, in questa maniera come Van de Putte, che va a cercare l'uomo piccolino, no? A cercare sempre, diciamo, di saltare l'uomo. Già sullo 0-0 il pubblico rumoreggiava a Catania, diciamo, sono andati sotto di un gol, potrebbe essere un'arma in più per noi. Magari si possono innervosire i giocatori del Catania, anche se sono giocatori navigati, sicuramente di categoria superiore. Però questo vantaggio capita proprio in un momento... Intanto siamo in vantaggio, loro che devono rincorrere. Sì, no? Poi... Perché adesso devono stare ancora più attenti, loro a non scoprirsi, perciò possiamo anche sfruttare ancora le corsie sia laterali che centrali per fargli male. Assolutamente. Claudio, a che minuto siamo arrivati? Qui siamo arrivati al minuto 34, Viterbese 1, Catania 0. E allora ne approfitto per andare in pubblicità per l'ultimo break, quindi la linea alla regia, ci fermiamo un momentino. Fattico. Cure inalatorie, grotta naturale, bagni termali, fangoterapia, tutte cure convenzionate. Terme dei Papi, a Viterbo. Interporto di Orte, nel cuore produttivo del centro Italia. Il tuo business è il nostro business. Tuscia Petroli, benzina viterbese senza sorprese. La benzina con i colori di Viterbo dei leoni giallo-blu. Per la tua pausa cerchi qualcosa di esclusivo? Polozzi Caffetteria Gourmet, in via Cassia Nord 86 a Viterbo. Colazioni, lunch, aperitivi, il piacere a portata di mano. Ma sto a cercare un conto giovane, ma veramente giovane, giovane. Ma non volevi studiare all'estero? Vai in BCC Roma. Scegli il conto Ateneum BCC, creato per gli studenti universitari. Banca di credito cooperativo di Roma, capitale in crescita da 60 anni.
GESA Impianti a Viterbo per la realizzazione, manutenzione e ristrutturazione del vostro impianto elettrico. Ristorante Pizzeria Il Molino a Viterbo, Valle Faul. Ricco menù di carne, cacciagione e prodotti di stagione. Ampio parcheggio libero. Problemi di carie, devitalizzazioni, ricostruzioni, protesi, ortodonzia per i più piccoli. Dental Scan 3D. Studio dentistico dottor Andrea Di Martino. A Viterbo in via Garbini 51. A Terni in via del Rivo 119. Non perdere il gusto di sorridere. Il tuo sorriso è importante per noi. WeCom, il meglio nel settore informatico. Sviluppa siti e servizi web, app per smartphone, software, sistemi gestionali e portali web. A Viterbo, in via Papa Giovanni XXI, zona Tribunale. Istituto Tecnico Superiore di Viterbo. In 2 anni, diploma di tecnico nelle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali. Vai su www.itsagro.it. Carrozzeria 2000. Con il tuo CID firmato pensiamo a tutto noi. Auto sostitutiva, noleggio auto, soccorso stradale. Carrozzeria 2000 a Viterbo, Monte Fiascone e Tuscania. Casa di cura Nepi, in via Cassia chilometro 37 a Nepi. Reparti di RSA, hospice, dialisi. Prenota dal sito casadicuranepi.it. Diretta Sport. 1-0 per la Viterbese, ci avviamo verso la fine del primo tempo. Ritorniamo a Catania, Claudio Petricca. Sì, siamo a 9 dall'intervallo, qui ha reclamato un fallo di mano De Giorgi dal limite dell'area, stava mettendo al centro, ha lasciato correre Paterno ed ora prova a portarsi avanti il Catania con Marchese, siamo nel capo giallo-blu. Vediamo ancora Valù, ancora Marchese, tocchi in avanti, la palla è buona, Merangiulli che prova a mettere dentro, arriva Coda ad anticipare il tentativo di Di Piazza e a mettere il pallone in calcio d'angolo. Il secondo tiro dalla bandierina della formazione rosso-azzurra alla destra della porta di Forte, 37esimo in corso nel primo tempo, sta per entrare col numero 7 Sarno. Dalla bandierina Lodi, attenzione, palla in aria, colpo di testa da allontanare, poi Van de Put, esce addirittura Pisseri all'altezza della linea mediana, il portiere del Catania, che fa questo lungo lancio in avanti, che va sul fondo. E sentite, vi faccio sentire qui il disappunto del pubblico, del Massimino. Fuori Angiulli, che tra l'altro era quello che aveva un po' corso di più, ma aveva fatto anche molti errori. Al 37esimo del primo tempo, dentro dunque Vincenzo Sarno, nelle file del Catania. Claudio, vorrei chiedere a Vincenzo qui, che il campo lo ha solcato molto, no? Per molto tempo, i fischi che ti arrivano dalla tribuna certo non ti aiutano se tu sei in un momento di nervosismo oppure c'è qualcosa che non va. Ma sicuramente no, perché poi il Catania è stata una squadra attrezzata per stare ancora più in alto di dove sta, perciò diciamo non è contento nessuno, vieni da una sconfitta, stai perdendo in casa, perciò credo che... Insomma, questo fa il gioco nostro. Sì, sì, aiuta noi a diciamo il vantaggio ti carica molto. Loro invece diciamo che l'ambiente non è tanto per la quale stanno perdendo, le cose non vanno bene perché hanno fatto, mi sembra, un paio d'azioni sulla sinistra e un tiro di Marotta fuori aria, non è che stanno facendo niente, perciò sicuramente se riusciamo a mantenere questo risultato loro si nervosiranno ancora di più. Speriamo. Claudio. Sì, no, c'era fallo su Palermo di Lodi, l'arbitro ha teschiato fallo di mano di Palermo. Intanto qui fallo di Marotta su Zonev, rischia Marotta, è diffidato tra l'altro. È uno dei due diffidati del Catania insieme a Silvestri, nella Viterbese sono diffidati Bismarck, Sini e Van de Put, Sini è in tribuna. Viterbese che può tornare in possesso con Mignanelli, palla per Coda, 39esimi in corso nel primo tempo, pallone ancora sulla sinistra, con calma, cercando di dosare soprattutto le energie, la squadra di Calabro, pallone nella zona sinistra, non arriva a Bismarck, rimessa che sarà effettuata ora da Aia, quando siamo, ripeto, a 6 minuti dall'intervallo. Vediamo il difensore centrale pronto, guadagna una ventina di metri, poi palla in avanti, attenzione con questo passaggio, esce di pugno il portiere Forte, bravo, ma c'era anche la bandierina a segnalare il fuorigioco del numero 32 del Catania,
si riparte con la punizione in favore della Viterbese, che forte indirizza verso Atanasov, si propone De Giorgi, viene servito nel ruolo di laterale, pallone per Van de Put, sul quale c'è l'anticipo di Marchese, poi ora manovra Lodi, verticalizzazione, poi Damiani, lotta con Marotta, vediamo, si lotta, fallo di Marotta, molto nervoso il centravanti del Catania, commette fallo, fischia Paterna, punizione per il gialloblu, quarantesimo in corso, con calma Rinaldi, pronto a battere all'altezza del semicerchio del centrocampo della Viterbese. Uno sguardo in avanti, larghi i due attaccanti, palla indirizzata verso Coda, che cerca in qualche modo Bismarck, però recupera ancora la Viterbese. Poi arriva Van de Put, gli ruba palla, Sonef, palla per Bismarck, in aria, prova, parte il destro, vediamo... C'è intanto a terra un giocatore della Viterbese per il fallo subito nella tre quarti a Van de Put, viene fatto rialzare da Sarno, qui Bismarck, palla che è uscita non distante alla sinistra della porta di Pisteri e Lodi cerca l'ennesima battuta sulla quale non arriva De Giorgi, poi si impegna Zonev, palla per Di Piazza, arriva Palermo, Pinto guadagna calcio di punizione, tra i migliori oggi Simone Palermo nelle file della Viterbese, siamo giunti al 41esimo del primo tempo, Forti dice ai suoi di stare calmi, ci pensa lui, vediamo il 22 verde pronto alla battuta di questo calcio di punizione per il fallo subito da Zonef che sta difendendo con i denti il suo gol firmato su calcio di punizione al 31esimo del primo tempo. Palla che termina fuori sull'intervento di Silvestri, rimessa affidata alla Viterbese, Calabro consegna palla a De Giorgi che cerca Van de Put, c'è l'intervento difensore, recupera però De Giorgi, Sonef non riesce a far filtrare, poi prova Sarno sulla sinistra, cerca la battuta a Atanasov, ferma con il petto e poi cerca Van de Put, la finta da parte di Zonef per Bismarck, preso in contropiede, lo gira Silvestri, prova a far salire il Catania, arriva ancora Palermo sulla sinistra, e però l'intervento ancora dei padroni di casa, Marotta, palla per Sarno, attenzione, Lodi fa salire sulla sinistra, Valò, siamo ai 25 metri, va quasi sul fondo, Valò riesce poi a dare per Di Piazza, parte il traversone basso, Damiani allontana, recupera però Aia, prova a chiudere in avanti il Catania, queste battute finali, Aia sulla destra, ancora per il Calapai, poi cerca questa palla in area, che non, sulla quale non arriva nessuno, controllava qui forte, era comunque sul pallone, non ce l'ha fatta ad arrivare, su questa palla Valò, ci sarà rimessa dal fondo, quando siamo al minuto 43 del primo tempo, Viterbese 1, Catania 0 al Massimino, è comunque incessante il tifo dei padroni di casa, ripeto, soprattutto la curva alla nostra sinistra si sta facendo sentire nel bene e nel male. Di nuovo prova il Catania, vediamo l'intervento di De Giorgi, rimessa laterale, Di Piazza, pallone per Marchese, si riparte ancora da Carriero che prova a dar respiro sulla destra, arriva Lodi, attenzione, 30 metri, costretto Sarno ad uscire, Sarno che ora gioca a destra, ha davanti a sé Coda, ancora Sarno, palla sul sinistro, riesce ad aprire il gioco ancora per Carriero, poi Marchese prova l'azione avvolgente il Catania, colpo di testa di Rinaldi, la palla arriva ancora dalla parte opposta, di nuovo il traversone verso la porta, colpo di testa di Di Piazza che era sbucato alle spalle di Atanasov, colpisce male l'attaccante del Catania, palla sul fondo, nulla di fatto, si riparte con la rimessa di Francesco Forte, quando siamo giunti al 44esimo minuto nel corso del primo tempo. Bisognerebbe dunque, andare in, sarebbe... a riposo con il vantaggio, no Vincenzo? Sì, sarebbe... speriamo, dai, adesso non so quanto recupero,
l'arbitro dà, però ci siamo, credo, se stringiamo un attimo i denti, stiamo attenti, sarebbe importantissimo andare in spogliatoio con vantaggio. Bismarck. Intanto vediamo Van de Put, palla per Bismarck, prova fra due, prova al limite, riesce ad aprire per De Giorgi, siamo al limite, parte il traversone, aia, virgola, poi arriva da quest'altra parte Mignanelli, va sul fondo, prova a mettere tra le braccia di Pittari, sbagliato qui il cross di Mignanelli. Voleva un lancio in profondità il pubblico, invece Pister serve sulla sinistra. Valò, poi arriva Di Piazza, palla per Lodi, si muove molto il capitano del Catania. L'azione intanto di Carriero, attenzione Sarni, pericolo Damiani, c'è calcio di punizione, attenzione perché qui... Non è che mancano i battitori al Catania, Lodi fra tutti, e il capitano invoca subito il pallone. Siamo al 45esimo, credo ci sarà un minuto di recupero, proprio nel recupero arriva questa punizione. Vediamo Lodi, siamo a circa una 7-8 metri fuori l'area di rigore, circa una 25ina di metri dalla porta di Forte. Lodi sul pallone, Lodi e Starno, entrambi sono mancini, sistema con cura a terra il capitano del Catania, barriera formata da 1, 2, 3, 4, 4 giocatori, si aggiunge anche Coda, sono 5 ora, copre il palo alla sua sinistra Forte con la barriera, attenzione, Lodi con il sinistro, Forte leggermente spostato al centro dei pali, siamo nel recupero che è già scaduto, vediamo l'arbitro sta facendo rispettare le posizioni in area, Lodi, uno sguardo al pallone, attenzione, parte il sinistro, alto sulla traversa, uno sguardo al cronometro e si può, credo, andare, vediamo negli spogliatoi, no, ancora no. Si deve riprendere dal fondo del campo, l'abbiamo sfangata su questa posizione, Lodi l'ha calciata alta sopra la traversa, siamo ormai al 47esimo del primo tempo, vediamo la punizione calciata dall'estremo difensore gialloblu nella zona di Bismarck, salta Silvestri, arriva Palermo, mette a terra con calma per Mignanelli che spara via questo pallone. E arriva il fischio dell'arbitro dopo 2 minuti di recupero, manda Catania e Viterbese negli spogliatoi Paterna di Teramo, la Viterbese chiude il primo tempo avanti per 1-0, decide finora il gol di Radoslav Sonev al 31esimo del primo tempo, calcio di punizione che ha ingannato Pisteri alla sua sinistra, Viterbese 1, Catania 0, linea che la giro allo studio a Viterbo, tra poco noi siamo sempre qua. Grazie Claudio, sì, la prendiamo una battuta veloce perché poi andiamo in pubblicità e ritorniamo a commentare la partita con Vincenzo Rossi. Vincenzo, insomma, primo tempo nulla da dire. Non voglio esagerare, ma perfetto, nel senso che siamo stati veramente bravi a tenere il campo. Dopo il gol addirittura siamo stati pericolosi, siamo cattivi nei contrasti, raddoppiamo. Una bella partita. Bene, allora la linea alla pubblicità, poi torniamo per un commento e poi ci sono le breaking news. Per ottimizzare le nostre difese immunitarie sono consigliabili 2 cicli all'anno di cure inalatorie fatte in autunno e in primavera. Terme dei Papi, un privilegio naturale a 2 passi da casa. Interporto di Orte, nel cuore produttivo del centro Italia. Il tuo business è il nostro business. Tuscia Petroli, benzina viterbese senza sorprese. La benzina con i colori di Viterbo dei leoni giallo-blu. Crema spalmabile Avellana, buonissima crema vellutata e genuina, prodotta e venduta dalla pasticceria Polozia Viterbo in Piazza della Rocca e in Via Roma 1. Crema spalmabile Avellana, bontà senza confini. La professionalità e l'esperienza Gesa nella scelta dell'impianto di allarme più idoneo alla protezione della vostra proprietà. Angelo Vergari, esclusivista per Viterbo, Terni e Rieti, vi consiglia Ferrari Trento, Rum Zacapa, Grappa Segnana, Champagne Laurent Perrier. Nelle migliori enoteche.
Affida il tuo sorriso allo studio dentistico Dottor Andrea Di Martino, specializzato in chirurgia implantare avanzata. A Viterbo, in via Garbini 51. A Terni, in via del Rivo 119. Non perdere il gusto di sorridere. Il tuo sorriso è importante per noi. Farmacia Caprio e Rossi. Salute e benessere al vostro servizio. La farmacia col cuore giallo-blu che si prende cura di voi. A Viterbo, via Madre Teresa di Calcutta, zona Santa Lucia, vicino Obi. WeCom, il meglio nel settore informatico. Sviluppa siti e servizi web, app per smartphone, software, sistemi gestionali e portali web. A Viterbo, in via Papa Giovanni XXI, zona Tribunale. Confimprese Viterbo, l'associazione datoriale al servizio delle imprese viterbesi. Accesso al credito agevolato e al microcredito. Sede di Viterbo, via Gargana 40. Sul web, confimpreseviterbo.it. Casa di cura, Nuova Santa Teresa, in strada Tuscanese a Viterbo. Prestazioni accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionate con le principali compagnie assicurative. Diretta Sport. Allora, eccoci qua a commentare prima delle breaking news con Vincenzo Rossi. Abbiamo detto poco fa, in una battuta veloce dopo il fischio finale del primo tempo, Vincenzo una viterbese perfetta, ma insomma merito, se mi permetti poi puoi anche dissentire, merito dell'allenatore che ha veramente messo in campo questa squadra. Mi hai anticipato perché io volevo elogiare il mister perché veramente ha messo la squadra bene in campo, poi logicamente ci vanno i giocatori in campo e stanno rispettando, diciamo, quello che gli dice il mister, però tatticamente siamo messi proprio veramente bene, che poi ecco non è un 4-4-2 ma diciamo che è un 4-4-1-1 che diciamo leggermente un po' più coperti, però ci siamo veramente mossi bene, abbiamo tenuto il campo e poi la cosa diciamo che mi fa piacere, e dopo il gol siamo diventati veramente aggressivi al centrocampo, entriamo decisi, cattivi, no? Diciamo cattivi calcisticamente. Sì, perciò per adesso va tutto bene. Speriamo di riuscire a reggere tutta la partita, perché giocare ogni tre giorni non è facile, e se lo facciamo abbiamo veramente insomma di che rallegrarci con questi giocatori. Ricordo che presso la casa di cura Nepi in via Cassi è possibile seguire prestazioni di radiologia, risonanza magnetica, visite specialistiche, ecografie e Doppler, fisiochinesiterapia, logopedia, analisi cliniche. Potete chiamare la clinica, la casa di cura Nepi, oppure andare sul sito www.casadicuranepi.it e prenotare queste prestazioni. Casa di cura Nepi, la prevenzione è la giusta direzione per crescere insieme. Beatrice, ricordiamo il risultato allora dell'unica partita che si sta giocando oggi. Sì, che è Catania Viterbese 0-1. E quanto ci piace. La linea alla regia per le breaking news. Pensi serva un supermercato grande per fare la spesa? Il Gran Risparmio è un concentrato di freschezza e qualità. Macelleria, gastronomia, frutta e verdura, prodotti per la casa e tanto altro. Gran Risparmio, a Viterbo, via dell'Orologio Vecchio 44. La Mare Tour, la società che gestisce il campeggio Riviera degli Etruschi a Tarquinia, è fallita. Il Tribunale di Civitavecchia ha accolto l'istanza presentata dall'Università Agraria, che vanta un credito di circa 220.000 euro nei confronti della società a cui ha dato in gestione l'area di sua proprietà. La decisione arriva a ridosso dell'avvio della stagione e sta creando preoccupazione alle decine di campeggiatori che ogni anno si ritrovano qui. La società però non si dà per vinta e sta pensando di ricorrere contro la sentenza di fallimento e contro la mancata ammissione al concordato fallimentare. Salvatore Parlato si è dimesso da presidente della Talete, indagato nell'ambito dell'inchiesta su CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, era finito agli arresti domiciliari. Ora la misura cautelare è stata revocata, ma Parlato ha un'interdizione dai pubblici uffici. Da qui la decisione delle dimissioni. Attualmente il Consiglio d'amministrazione vede in carica due soli consiglieri, Giuseppe Fraticelli, che da qualche settimana ha assunto l'incarico di vicepresidente, e Stefania Pierini, su cui sono circolate voci di sue imminenti dimissioni.
Sarebbe già sulla scrivania del PM Franco Pacifici l'esito dell'autopsia sul corpo di Maria Sestina Arcuri, deceduta il 5 febbraio scorso all'ospedale Belcolle dopo essere precipitata dalle scale della casa della nonna del fidanzato a Ronciglione. Autopsia che sarebbe stata secretata in attesa degli esami dei RIS. Secondo le prime indiscrezioni, il medico legale non avrebbe trovato segni di percosse sul corpo della giovane, che sarebbe caduta dalle scale però a velocità accelerata. Il giallo resta quindi al momento irrisolto. Il fidanzato Andrea Landolfi Cudia resta l'unico indagato per omicidio volontario e omissione di soccorso. Una pena congrua, così ha commentato l'avvocato Roberto Massatani, suo legale, la condanna a 15 anni di carcere di Ermanno Fieno, il 45enne accusato dell'omicidio della madre e dell'occultamento dei cadaveri di entrambi i genitori ritrovati il 15 dicembre di 2 anni fa. Purtroppo, ha detto l'avvocato, non c'è stata riconosciuta la semi-infermità mentale, altrimenti saremmo scesi ancora più al di sotto delle richieste del pubblico ministero, che per Fieno aveva chiesto una condanna a 20 anni di carcere, già diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Era nell'aria ed è arrivato. Il prefetto Giovanni Bruno ha firmato l'atto di diffida al comune di Viterbo per non aver approvato il bilancio di previsione entro la fine del mese di marzo. Nell'atto la prefettura ha concesso una proroga ulteriore di 20 giorni a partire dalla ricezione della missiva, quindi Palazzo dei Priori ha tempo fino al 22 aprile per approvare il bilancio. In calendario sono già state convocate le prossime sedute. Ieri intanto la seconda commissione ha dato il via libera al bilancio, mentre la quinta ha approvato la destinazione dell'imposta di soggiorno, 380.000 euro di proventi stimati da destinare gran parte al marketing territoriale. La parola ora passa al Consiglio Comunale. A Civita Castellana si infrange l'ipotesi di una corsa alle amministrative del centrodestra unito e la Lega cambia candidato, non più Valerio Turchetti che resta comunque capolista, ma Franco Caprioli. Professionista stimato ed apprezzato, Franco Caprioli è al suo debutto in politica. Sarà presentato ufficialmente mercoledì 10 aprile alle 17 nella sede della Lega in via Falisca. Per Forza Italia resta in piedi la candidatura di Domenico Parroccini. Resta invece il dubbio su Fratelli d'Italia se manterranno il candidato Alberto Cataldi o se faranno un'alleanza con Forza Italia. Traffico in tilt ieri pomeriggio nella zona di Piazzale Gramsci a Viterbo, dove un'auto è rimasta incastrata sotto la sbarra del passaggio a livello. Una Jeep, probabilmente a causa di una distrazione della conducente, ha urtato la sbarra mentre si stava azionando la chiusura automatica delle barriere, l'ha fatta cadere a terra. Sul posto i poliziotti di quartiere, la Polfer e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare il veicolo e a rimettere la sbarra al suo posto. Fiorillo, non solo carrozzeria. Lascia la tua auto, al resto pensiamo noi. Officina meccanica, elettrauto, gommista, tappezzeria e inoltre soccorso ACI e assistenza Carglass. Carrozzeria Fiorillo, un servizio completo. A Viterbo, strada Tuscanese, chilometro 3500. Bene, eccoci di nuovo in diretta dopo le breaking news. Siamo nell'intervallo di Catania Viterbese. Ricordiamo, Beatrice, il risultato con il quale si è chiuso il primo tempo a Catania, al Massimino di Catania. E vince la Viterbese per 1-0 sul Catania. Bellissima questa cosa. Allora, prima di tornare a Catania per il secondo tempo, siamo collegati. Sì, siamo collegati con Federica Faccini della Centro Auto. Che saluto. Ciao, buonasera Federica. Ciao Federica. Ciao Luca, ciao, ciao, buonasera Luca, ciao Beatrice, buon pomeriggio a tutti. Bene, con piacere sento il risultato insomma della nostra squadra del quadre. E volevo fare ecco un piccolo ragionamento insieme ai nostri ascoltatori per quanto riguarda il noleggio a lungo termine. Assolutamente non voglio dire, bene, non diciamo che conviene comprare o conviene noleggiare, ma diciamo fondamentalmente che cos'è il noleggio a lungo termine. Il noleggio a lungo termine appunto è quello che è un servizio di mobilità che offriamo noi qui in concessionaria come Centro Auto, dove tutti possiamo avere una vettura, una moto o qualsiasi tipo di mezzo pagando un unico canone mensile con tutti i servizi.
Oh, allora, i servizi quali sono? Esatto, questo, i servizi quali sono, e poi soprattutto è vero che si paga, però c'è la scelta di più autovetture, di diverse autovetture oltretutto, no? Allora, possiamo scegliere qualsiasi vettura andandola anche a ordinare, quindi a personalizzare secondo quelle che sono le nostre esigenze. All'interno del canone, che è di 2 anni o 5 anni, abbiamo tutti quelli che sono i servizi, quindi l'assicurazione, la manutenzione dell'auto, ci dimentichiamo di pagare i bolli, quindi qualsiasi problema, diciamo, sia nella vettura, non essendo il proprietario, possiamo tranquillamente avere, guidare l'auto ai propri sogni senza problemi. E quindi, come dici tu, senza problemi, nel senso che noi non dobbiamo pensare a niente, solo ad andare in giro, mettere il gasolio, la benzina e quindi divertirci con le vostre autovetture. Esatto. È un grande servizio che sta prendendo sempre più piede, oltretutto. Esattamente, diciamo che anche proprio in Italia il concetto della proprietà dell'auto, che comunque, diciamo, è radicato, no? In noi si sta evolvendo perché ad oggi si cambia vettura molto più spesso, c'è il problema della svalutazione dell'auto, quindi con il noleggio possiamo assolutamente risolvere questo problema. Perché? Perché possiamo addirittura noi ritirare la permuta, andare a noleggiare qualsiasi altra vettura, liberare il cliente da quelli che sono i problemi per l'immatricolazione, le pratiche amministrative, ecco, si viene qui, si sceglie l'auto, non si pensa direttamente a niente. È veramente uno spettacolo. Ma Luca, per ricordare che il noleggio a lungo termine non è soltanto il prodotto auto, bravo, ma anche il prodotto a due ruote. Perché avevo sentito poco fa appunto che parlavi di due ruote, quindi siccome io anche sono un amante delle due ruote, quindi anche le due ruote è un mondo a parte, però la Centro Auto offre anche questo servizio, mi fa piacere. Assolutamente sì, abbiamo, diciamo, dalla mitica e iconica Vespa, parliamo anche di moto più sportive, di scooter, sempre moto nuove o scooter nuovi, con tutto quello che c'è all'interno dei servizi. Si sceglie sempre i chilometri, si sceglie il periodo, e anche con quello possiamo tranquillamente accontentare i clienti. Oh, e questo dove e quando possono venire per questo servizio? Ricordiamolo a chi ci sta ascoltando, sia in radio che in televisione. Noi vi aspettiamo qui alla Centro Auto di Viterbo, ci troviamo sulla Tuscanese, chilometro 1500 per la precisione, ovviamente a Viterbo. E quindi potete, voi che ci state ascoltando, ci state vedendo, potete andare a fare un salto e vi daranno tutte le informazioni sulle vostre esigenze, perché ognuno ha un'esigenza diversa, e quindi sarete soddisfatti dalla professionalità non solo di Federica, ma anche di tutto lo staff della Centro Auto. Certo, assolutamente. Grazie Federica, buon lavoro a te e ai tuoi collaboratori. Grazie a tutti voi, arrivederci. Grazie alla Centro Auto, sempre in prima linea, e noi la ringraziamo naturalmente per supportare a noi. E torniamo a Catania con Claudio Petricca. Claudio, a che punto stanno le squadre? Sono rientrati in campo, Catania pronto al calcio d'inizio, sta per entrare Khalifa Mané al posto di Valù, secondo cambio al primo minuto della ripresa, entra Mané. E allora io con Vincenzo andrei semplicemente a ripetere forse quello che abbiamo detto prima, ma adesso dobbiamo stringere un po' i denti perché sarà un secondo tempo, secondo me, pesante per la Viterbese. Beh, credo che ci sarà una reazione del Catania, perciò bisognerà soffrire, tenere il campo come abbiamo tenuto fino adesso, e dicevamo quando non eravamo collegati che il mister non è che ha tante soluzioni in panchina, perché ha portato anche dei ragazzi infortunati. Adesso non so bene chi potrà essere utile alla causa, diciamo, però ecco, gli 11 si stanno comportando veramente bene, se fisicamente reggono possiamo tenere questi 11 per adesso. E qui dobbiamo sfruttare, come abbiamo fatto il primo tempo, un'eventuale azione contropiede. Sì, dobbiamo giocare così oggi. Sì, diciamo che siamo stati bravi sempre, ma dopo il gol è ancora di più. Vediamo di sfruttare qualche palla in avanti come abbiamo fatto. Raccontacela, Federica. Sì, è entrato Mané, che sicuramente è chiamato a dare più velocità all'azione del Catania, apparso un po' troppo compassata nel primo tempo. Intanto vediamo che rubiamo palla a Marotta, poi sbaglia il tocco Van de Put in direzione di Zonef e recupera il Catania. Catania che è passato, Mané gioca alto,
a sinistra potrebbe essere passato a 3. Comunque sul fronte offensivo, attenzione, parla ora per Sarno, ancora il 7, prova ai 20 metri, palla al limite per Marotta, fa il tiro, centrale in due tempi forte, riesce a bloccare la conclusione dell'attaccante del Catania dopo 2 minuti di gioco, prima conclusione verso la porta della formazione gialloblu, e forte va questo rinvio che termina direttamente tra le braccia di Walter Novellino, che appede il pallone a Calapai, che poi lo lascia ad Aia. Sembra essere partito in avanti l'11 rosso-azzurro. Intanto Palermo, attenzione, subisce il fallo di Sarno, che protesta verso Paterna, proprio davanti alla panchina di Calabro. Arriva Coda con calma, c'è anche Mignanelli servito da Coda. Ancora Mignanelli, si fa vedere Bismarck nel ruolo di esterno sinistro. 3 avversari, va giù Bismarck, ancora un fallo commesso da Carriero, ci sarà nuovamente punizione per la Viterbese. Di nuovo Mignanelli, riparte addirittura da Coda nella propria tre quarti, da questi verso Rinaldi. 2 passi, poi la battuta a cercare Palermo, Aia allontana, Sonef, pallone verso Bismarck, lato corto, ancora Bismarck, punta l'avversario, poi prova a mettere in area, arriva Marchesa ad allontanare, poi Coda in anticipo, c'è forse la spinta, la vede Paterna, il fallo di Marotta, la punizione è per il gialloblu, l'ottimo anticipo di Coda. E punizione per la Viterbese quando siamo al 4° minuto della ripresa. Rinaldi indeciso sul da farsi, siamo nella metà campo del Catania, mentre deve rimettersi lo scarpino Coda. Palla per Palermo, ripreso il gioco, Bismarck, ancora Palermo, cerca il possesso palla la Viterbese, Van de Put, Mignanelli, pallone per Bismarck, Damiani, attenzione, sta per perdere palla, la tiene, riesce a dare sulla destra per De Giorgi, palla messa in aria, arriva Aia ed allontana, poi Coda, alla fine Atanasov per Rinaldi, con calma la vedete, con calma il disimpegno, Mignanelli, che va addirittura dalle parti di Forte, dalla linea mediana del campo, Forte si porta il pallone all'altezza del dischetto, poi cerca l'apertura sulla destra. Colpo di testa dei difensori. Lodi mette la palla a terra. Pallone recuperato da Manè. Ancora per Lodi che è a campo ora, ai 20 metri. Palla per Manè che arriva velocissimo, mette in area. Allontana la difesa, poi spazza via De Giorgi in una zona però dove non c'è nessuno. Esce Pistari, rimette in moto Silvestri, prova ad alzare il baricentro, la squadra di Walter Novellino, pallone per Marchese, ancora Manè, Marchese, giocatore sicuramente molto rapido, classe 98, Califa, Manè, entrato in campo al posto di Valò. Aia, palla per Calapai, siamo sulla tre quarti, ringhia Mignanelli, Calapai poi riesce a liberarsi, Mignanelli lo prende per la maglia, ha rischiato il giallo, l'esterno giallo-blu, battuta già la punizione, non perde tempo il Catania, Sarno si porta ai 20 metri, prova a mettere in aria, tocco all'indietro, c'è la conclusione trossata di Lodi, si accartoccia sul pallone Forte, va a recuperare il pallone, pronto ad effettuare il rinvio. Manovra Damiani, cerca la battuta sulla destra, è in vantaggio Marchese che controlla, poi riesce a servire Manè, cerca lo scambio con Lodi, ancora Manè, messo giù da De Giorgi, lascia giocare l'arbitro, Sarno, attenzione, qui arriva Danasov, si becca il giallo per questo fallo ai danni di Manè, avevo detto che Manè era abbastanza insidioso con la sua velocità,
qui lo scambio veloce, Atanasov ha commesso fallo ai 25 metri, calcio di punizione per la formazione rosso-azzurra con Sarno e Lodi sul punto di battuta, siamo al settimo della ripresa. Tutta la Viterbese è sulla linea della propria area di rigore, in barriera Van de Putte e Zonev, gli altri a saltare, ci sono 8 maglie blu contro 5 rossazzurre. Sarno pronto alla rincorsa, si allontana Lodi, parte il pallone, raso terra, esce Valentini, lo fa suo nel cuore dell'area di rigore ed è pronto a calciare in avanti questo pallone, in qualche modo preso da difensori. Intanto vediamo qui Zonev, ruba palla, Palermo per Van de Putte, rimane a terra un giocatore del Catania, Van de Putte poi non la tiene, vediamo, rimane a terra un giocatore rosso-azzurro, peccato perché qui abbiamo rubato un bel pallone sulla tre quarti. Vediamo problemi per Sarno proprio, intanto il Catania torna a giocare affidando a Lodi l'impostazione del gioco per Carriero. Si fa vedere sulla destra, riceve Calapai, lo va a chiudere Palermo, palla in area, arriva Rinaldi, Van de Putte controlla, poi Zonev prova a far salire i suoi, Palermo, smessa per Mignanelli, il quale si fa contrastare da Lodi, guadagna però rimessa laterale, l'esterno gialloblu pronto ad effettuarla ora all'altezza della tre quarti difensiva, pallone verso Bismarck, in lotta con Aia che lo sovrasta, subisce anche un colpo Bismarck che rimane a terra, gioca il Catania, pallone per Aia, ancora il difensore si porta sulla tre quarti, poi c'è un fallo commesso da Mignanelli su Calapai, subito segnalato da Biava Di Vercelli che sta coadiuvando Paterna proprio qui sotto la tribuna centrale del Massimino, punizione affidata a Lodi dalla tre quarti, attenzione perché salgono un po' tutti, palla in aria, poi però l'arbitro dice che non vale, aveva cercato la battuta a sorpresa Lodi cercando Di Piazza, aveva chiuso tra l'altro anche bene e forte, però si deve ripetere il tutto e Lodi è pronto allora a mettere nel mucchio, grande mucchio, palla allontanata, vediamo, rimessa laterale, protesta Marotta, attenzione, si accende una mischia sotto gli occhi dell'arbitro, attenzione, l'arbitro chiama Marotta che è, ricordiamo, è diffidato. Chiama Marotta e De Giorgi. Marotta e De Giorgi 1 e 2. Ammoniti Marotta e De Giorgi. Due ammonizioni per questo battibecco, Marotta è diffidato. Passerà la prossima gara di campionato che giocherà il Catania nel prossimo turno. Rimessa intanto di Calapai, vediamo cosa dice il guardialino, calcio d'angolo numero 3 per i padroni di casa, Catania che in queste riprese sta portando con maggiore insistenza verso la porta di Forte, dalla bandierina va a calciare Sarno, grande mucchio, strazzonate, palla che spiove di Sarno, la insegue Silvestri, va addirittura in fallo laterale, rumoreggia il pubblico, chiede scusa Sarno, doppio cambio nel Catania, entrano con il numero 14 Brodic e con 18 Rizzo. E allora su questo cambio, Claudio, io sentirei anche Vincenzo su queste battute iniziali del secondo tempo, ha detto Claudio sta spingendo di più il Catania, ma è ovvio, ovviamente, insomma, ce l'aspettavamo. Sì, beh, si è messa dietro a tre, perciò diciamo che c'ha più o meno in avanti, poi è entrato questo ragazzo, questo piccolino Manè,
che sta dando un po' di filo da torcere ai difensori. Poi adesso questi due che entrano, sinceramente, non so se sono giocatori offensivi, però... Ma credo di sì. Cioè, Novellino credo che le proverà tutte, perché un'eventuale sconfitta, credo che, insomma, non se la passi tanto bene. Mi auguro che finisca così. Speriamo. Allora, sì, Claudio sta parlando tranquillamente, noi andiamo allora in pubblicità con la nostra regia, la linea può andare alla regia allora. Centro Auto, concessionaria ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Abarth per Viterbo, Civitavecchia e Grosseto. Una squadra vincente in tutti i ruoli del settore auto, dalla vendita all'assistenza. Passa alla gastronomia Todis, invitanti proposte da addentare. Via Tangenziale Ovest a Viterbo. Belli Costruzioni, azienda leader nel settore immobiliare, firma la casa dei tuoi sogni. Esperienza e cura dei particolari è il nostro modo di lavorare. CISL Scuola Viterbo, il sindacato al servizio dei lavoratori della scuola, dei docenti precari e di chi vuole entrare nel mondo della scuola. Vuoi gustare una grande pizza o una pizza grande? Pizzeria Il Monastero, a Viterbo in via Fattungheri 10. Di Marco Sport, il tuo centro tecnico sportivo, a Viterbo, Piazza della Rocca. Assistenza informatica SRL. Da 20 anni si prende cura del tuo PC. Vendita, riparazione, installazione, gestione reti e sistemi informatici. A Viterbo, via Murialdo 23. Telefono 0761 30 55 77. L'agenzia Croce, a Viterbo, in via Cardinal Lafontaine, leader dal 1959 nel settore delle onoranze funebri, da sempre sostiene lo sport viterbese. Conver Gomme a Viterbo in viale Raniero Capocci. Esclusivista pneumatici Apollo e pneumatici Avon. La gomma sportiva per alte prestazioni. Fai gol con Futursec Lavanderia. Qualità e professionalità al tuo servizio. A Viterbo, Piazzale Aprica, vicino ai Palazzi di Vetro. La Pantaci Z non è un'agenzia di pubblicità, è l'agenzia di pubblicità. Cerca in tempo reale gli impianti disponibili per la tua pubblicità su www.pantaciz.it. Diretta Sport. Allora, vediamo fare dei gesti a Petricca. Che succede, Claudio? Succede che il nuovo entrato Rizzo ha messo le mani al collo a Zonef, secondo me era da rosso diretto, perché gli ha messo la mano intorno al collo. E l'arbitro ha ammonito Rizzo e Zonef, dunque per entrambi il giallo. Ha scelto la via Monica. Doppio cambio anche nella Viterbese. Intanto vediamo Facilli e Molinaro. Allora, intanto è stato ammonito anche Bismarck, che era diffidato, dunque salterà la prossima gara. Fuori proprio Bismarck, al suo posto Facilli. Siamo al 14° della ripresa. Facilli per Bismarck e Molinaro, vediamo, per Van de Put. Molinaro per Van de Put, doppio cambio, cambiata la coppia offensiva, Molinaro e Facilli per Bismarck e Van de Put. Siamo al 15° della ripresa, poco fa ammoniti Rizzo, che è entrato in campo al posto di Carriero, e Zone per reciproche scorrettezze. Prova ancora il Catania, qui forse c'era fuori gioco, vediamo, lascia giocare l'arbitro, palla che è uscita, nulla di fatto, non arriva Marchese, rimessa dal fondo. Però l'avevamo, sì, l'avevamo un po' previsto, Vincenzo, insomma, un po' di nervosismo, e si sta alzando l'asticella. Questo ci può solo far bene, perché poi di solito la squadra in svantaggio è quella che ci rimette sempre, no? Sì, diciamo che loro si vede che sono un po' nervosi anche nella reazione sui falli, però diciamo che noi, se riusciamo a stare tranquilli, ho visto un paio di uscite di forte molto tranquille e sicure, questo diciamo che è una cosa positiva. Per quanto riguarda invece i due cambi, non è cambiato nulla, perché diciamo che Molinaro fa il Bismarck e Pacilli fa il Van de Put, nel senso che uno fa la prima punta e Pacilli gira intorno. Magari forze fresche con le stesse qualità ci potrebbero essere utili. Assolutamente sì. Claudio. Sì, Damiani per Pacilli, che prova a dare vivacità appena entrato. L'apertura sulla sinistra è imprecisa. Recupera palla Lodi, vediamo sul quale ringhia Molinaro. Pacilli proprio, lascia giocare l'arbitro, poi Molinaro su Lodi. C'è un rimpallo, palla che rimane in campo, e poi il fallo da parte di Mignanelli
ci sarà punizione per il Catania proprio davanti a Novellino, che sta incitando i suoi. Lodi dà respiro invitando alla manovra e all'impostazione Silvestri, che si sgancia, avanza il difensore centrale, si porta 30 metri, pallone per Marchese che aiuta molto di più l'azione offensiva in questa ripresa. Marchese preso in consegna da De Giorgi, costretto a dare addirittura verso Pisteri, sul quale va in disturbo Pacilli, riceve Aia. Prova di nuovo il Catania, che cerca di impostare molti giochi con i due difensori, prima Aia, poi Silvestri. Pallone in avanti, lascia coda, comodo il pallone tra i piedi di Forte. Siamo giunti qui al 17esimo della ripresa, al Massimino. Forte, vediamo, con le mani rimette in moto Atanasov. Qualche passo fuori l'area di rigore, pallone indirizzato per De Giorgi, lo scambio con Atanasov, gli si fa incontro Brodic, pallone in profondità, ribatte Marchese in avanti, poi non arriva Atanasov, Rinaldi di nuovo allontana, però alle spalle di tutti, recupera Rizzo, ancora Rizzo, si porta ai 20 metri, cerca lo scambio con Sarno, Atanasov, di nuovo la Viterbese riesce ad allontanare, poi Pacilli, ruba un bel pallone, ma Silvestri con un ottimo intervento spezza il tentativo dell'attaccante. Marchese, palla ancora in aria, lascia scorrere Mignanelli, che poi allontana nella zona di Molinaro, lo anticipa Aia, si porta la palla in fallo laterale, ci sarà rimessa per il giallo-blu, vediamo Mignanelli pronto ad effettuarla con calma. Siamo al 18esimo della ripresa. È ovvio che il Catania aumenti il ritmo, soprattutto con forze nuove in campo. Ha effettuato 4 cambi Novellino, sono entrati Rizzo, Manè, Sarno e Brodic. Due soli quelli della Viterbese, che ha cambiato praticamente le due punte. Intanto Molinaro, trattenuto da Aia, lascia giocare l'arbitro. Poi Marchese, ancora pallone verso Pisteri, Aia, sul quale va Molinaro, che corre tantissimo, e Aia se la prende con il proprio compagno di squadra per questo pallone che non doveva dargli, se la prende con Pisteri. Viterbese che fa la rimessa laterale con Mignanelli, siamo per toccare metà della ripresa. Sonef, pallone per coda, con calma verso Atanasov, che non cerca la battuta sulla destra, si era fatto vedere De Giorgi, riceve adesso lo scambio con Pacilli, il pallone per Damiani che non controlla, Silvestri protegge, poi vediamo, la palla ancora è buona, costretta ad allontanare questo pallone, qui Rinaldi sbaglia il tocco e allora Brodic, fuori gioco di Di Piazza, si alza la bandierina, l'arbitro però lascia giocare, no, abbiamo perso palla, qui c'è la posizione, si era alzata la bandierina del primo assistente, Paterna ha lasciato giocare e allora ha dato questa nuova palla al Catania. Ora vediamo, rimessa ancora per i padroni di casa, Manè per Sarno al limite dell'area, Atanasov, serie di rimpalli, poi Zonev, si aiutano i due bulgari, palla rimessa in avanti, Brodic all'indietro per Lodi, lo scambio ancora con Manè, Lodi, pallone profondo per Marchese che mette in aria, poi Marchese che prova il tiro, c'era forse fuori gioco, si lamentano i difensori qui della Viterbese, però per fortuna tiro debolissimo di Marchese tra le braccia di Forte, quando siamo al 20esimo della ripresa, e Forte che cerca il rinvio, tutti marcati i compagni, palla per Mignanelli, subito attaccato Mignanelli, qui si fa rubare palla, poi in qualche modo cerca Palermo e si fa superare da Rizzo, c'è calcio di punizione, voleva giallo Rizzo, già battuta la punizione per Lodi, però vediamo ancora questo pallone messo in avanti, fuori gioco di Aia, ci sarà punizione per noi questa volta. È combattente questo Rizzo, è uno che cerca la mischia, sempre pronto a seminare la guerra in campo. Comunque, si riparte con Rizzo e con Forte, palla per coda, con calma la Viterbese, ancora su Forte,
che poi indirizza verso Atanasov. La pressione di Brodic, Atanasov rischia con questo dribbling al limite, sono pericolosissimi questi, però riesce a dare verso Goda che sale sulla sinistra, cerca la battuta per lo scatto di Mignanelli. Mignanelli va sul fondo, ci sarà rimessa dal fondo. Qui poteva fare meglio Mignanelli sicuramente, anche se avesse messo la palla di prima al centro dove c'era Molinaro. Comunque, rimessa da parte di Pistri. Prego, Luca. Claudio, sì, no, semplicemente perché quando hai nominato Rizzo che cercava la mischia, allora con Vincenzo mi è venuto in mente il nostro amico che era con noi in studio mercoledì scorso nell'altra trasmissione, Stefano Bina. Ecco, ci sarebbe voluto Stefano per cercare la mischia. Stefano non si tirava indietro, quello è... era sicuro. No, stiamo tenendo molto bene anche a centrocampo, fraseggiamo bene, poi verticalizziamo, insomma credo che siamo sulla strada giusta. Sì, con questi due innesti freschi davanti teniamo sempre sulle corde anche noi il Catania, perché poi un pallone pazzo ci potrebbe dare, vabbè non lo diciamo perché poi magari dopo portiamo sfortuna. Claudio. Sì, perdiamo palla malamente qui, sbaglia in qualche modo Sonef, recupera il Catania, Calapai, ancora Manè, prova sulla destra Calapai, ancora Manè che si fa vedere quasi sul fondo, punta qui Mignanelli, riesce a dare all'indietro per Sarno, parte la traiettoria, palla rimessa in aria e alla fine Mignanelli, vediamo cosa fa, fa un sombrero e la spazza via. Cercando la profondità, qui Molinaro trattenuto da Aia, non arriva sul pallone, Silvestri pronto ad appoggiare verso Pistari, 23esimo della ripresa, intanto è a terra Damiani, però il Catania gioca, vediamo, pallone per Marchese che va a mettere in aria, colpo di testa, forte, fuori gioco, c'è la bandierina alzata. Ma grandissima parata di Forte, grandissima parata sul colpo di testa, poi la palla messa in rete, c'era però la bandierina alzata di Piava di Vercelli, gol annullato al Catania, rimaniamo 1-0, vediamo, protestano quelli del Catania, è a terra un giocatore della Viterbese. C'è stato uno scambio di battute tra l'assistente e l'arbitro. Vediamo ora Aia di corsa verso l'assistente che potrebbe aver detto qualcosa via auricolare al direttore di gara che ora sta allontanando i giocatori del Catania. Vediamo proteste vibranti anche da parte di Lodi. È a terra, credo, De Giorgi, sulla linea di fondo. Problemi anche per Damiani. Si riparte con la punizione per la Viterbese, ma è ancora a terra. Anche Damiani fa stretching. Protesta Lodi. Restano in tanti quelli del Catania. Siamo al 25esimo, aspettiamoci un recupero clamoroso. Atanasov è il giocatore che ha avuto problemi. Ah no, non è Atanasov, è De Giorgi che è ancora a terra. E Lodi ora sta ancora inseguendo il direttore di gara, gli sta quasi mettendo le mani addosso. Vediamo, si riprende a giocare, gol annullato. Ma prima del gol devo sottolineare la bella parata di Forte. Intanto problemi per De Giorgi che dovrebbe rientrare però dal centro del campo. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo, Vincenzo, su questo gol annullato, no? Sì, grande parata di Forte e poi sulla ribattuta, diciamo che a me sembra fuori gioco, era in corsa l'attaccante, però sembra fuori gioco. Adesso c'è da stare un po' attenti perché siamo un po' stanchi. Noi siamo stanchi, loro sì. Con questo gol, anche se in fuori gioco, sicuramente prenderanno più qua. Energie. Sì, è fuori gioco. Sulla ribattuta è fuori gioco. Adesso abbiamo un paio di giocatori, De Giorgi e Damiani, con problemi di crampi, perciò manca ancora
manca tanto, una ventina di minuti, perciò sarà dura. Claudio, ci fermiamo per un minuto, se succede qualcosa puoi naturalmente entrare e avvisarci, speriamo che non sentiamo la tua voce. Linea può andare alla regia per un minuto, grazie. Fatti coccolare alle Terme dei Papi, con un centro spa di oltre 700 metri quadrati. Cure inalatorie, grotta naturale, bagni termali, fangoterapia, tutte cure convenzionate. Terme dei Papi, a Viterbo. Interporto di Orte, nel cuore produttivo del centro Italia. Il tuo business è il nostro business. Tuscia Petroli, benzina viterbese senza sorprese. La benzina con i colori di Viterbo dei leoni giallo-blu. Per la tua pausa cerchi qualcosa di esclusivo? Polozzi Caffetteria Gourmet, in via Cassia Nord 86 a Viterbo. Colazioni, lunch, aperitivi, il piacere a portata di mano. Amore, vado in banca. Hai bisogno di prelevare? No, di fiducia, per il mio progetto d'impresa. Allora vai in banca, ma in BCC Roma. Con il conto Impresiamo BCC sosteniamo i tuoi progetti migliori. Banca di Credito Cooperativo di Roma, capitale in crescita da 60 anni. Gesa Impianti a Viterbo, per la ristrutturazione del vostro appartamento. Lavori chiavi in mano, sopralluoghi e preventivi gratuiti. Il piacere di mangiare bene? Ai piedi del Palazzo Papale, ristorante Pizzeria Il Molino, a Viterbo, Valle Faul. Ottime pizze in tutti i gusti, ampio parcheggio libero. Affida il tuo sorriso allo studio dentistico Dottor Andrea Di Martino, specializzato in chirurgia implantare avanzata. A Viterbo, in via Garbini 51, a Terni, in via del Rivo 119. Non perdere il gusto di sorridere, il tuo sorriso è importante per noi. WeCom, il meglio nel settore informatico. Sviluppa siti e servizi web, app per smartphone, software, sistemi gestionali e portali web. A Viterbo, in via Papa Giovanni XXI, zona Tribunale. Istituto Tecnico Superiore di Viterbo. In 2 anni, diploma di tecnico nelle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali. Vai su www.itsagro.it. Carrozzeria 2000 e la tua auto ritorna come nuova. Con il tuo CID firmato pensiamo a tutto noi. Carrozzeria 2000 a Viterbo, Monte Fiascone e Tuscania. Casa di cura Nepi, in via Cassia chilometro 37 a Nepi. Reparti di RSA, hospice, dialisi. Prenota dal sito casadicuranepi.it. Diretta Sport. Claudio, mi sa che il Catania ha preso consistenza. Sì, più che altro però con tanta rabbia, non con azioni coordinate con il gioco, con tanta determinazione. Noi stiamo un po' accusando ovviamente un po' la stanchezza, però finora stiamo tenendo. Calcola che siamo al 29esimo, manca un quarto d'ora al termine. Ciao Claudio. Ciao. Senti, da qua mi sembra, sono Vincenzo, mi sembra insomma che stiamo un po' soffrendo sotto l'aspetto fisico. Sì, perché ti dico subito, Rizzo ha messo tanto dinamismo a centrocampo e Mané ha messo velocità. E dunque noi stiamo un po' soffrendo il cambio di ritmo, no? Anche Sarno che salta spesso l'uomo, ora attenzione al limite, e soffriamo questo dinamismo. Ecco Rizzo che è pronto a smistare ancora per Lodi, palla per Mané in aria, prova a girarsi e poi allontaniamo la minaccia. E soprattutto Mané, che è un tipo molto brevilineo, molto veloce, no? E un po' lo soffriamo. Prova qui il Catania dalla grande distanza, Rizzo, palla fuori. Ci sarà rimessa dal fondo. No, mi auguro che a centrocampo Damiani e Palermo, insomma, ecco, ancora fisicamente se reggono loro lì, che tamponano un po'. Damiani aveva crampi, quindi Palermo sta tenendo, anche Tonef, però noi soffriamo sulla tre quarti quando loro cercano di dare incisività. Ripeto, soffriamo soprattutto la velocità di Mané, sul quale ora si è portato Sparandeo, che è entrato in campo Sparandeo al posto di De Giorgi. Va a tamponare intanto Zonef su Marchese, costretto a dare all'indietro verso il portiere. Però siamo giunti ormai a 14 dalla fine, teniamo stretti, stringiamo i denti. Premetto che ci sarà un recupero abbastanza clamoroso, perché intanto perde palla, attenzione qui, aia! Parte Mignanelli, subito questa palla per Molinaro, peccato, ha sbagliato il cross Mignanelli, poteva farlo più alto, e allora Sarno, sul quale va Palermo, lo sarta Sarno, pallone in aria,
toccato all'indietro, poteva fare meglio Mignanelli. Ora Lodi, poi arriva la palla al limite, serie di rimpalli e ripartiamo. Ora molto sbilanciato il Catania, siamo in attacco, vediamo Zonef, pallone per Molinaro che prova a controllare, gli si fa incontro in qualche modo Calapai che lo ferma e poi riesce ad aprire verso Aia. Viterbese che rimane corta, lascia solo le due punte in avanti e rimane molto racchiusa in questa fase del gioco. Attacca Marchese, anche lui molto stanco, palla per Brodic, ancora Brodic, Marchese, poi palla messa in aria, e qui Facilli, dobbiamo sfruttare però queste ripartenze. Damiani, ancora Damiani, prova a dare il break, Damiani, 3 contro 2, mettila bene questa palla, Molinaro, Molinaro entra in aria, va al tiro e si mangia il gol del 2-0 Molinaro. Che poi sono queste le cose, vedi quello che dicevamo prima, no? Però le devi sfruttare, se non le sfrutti qui rischi. Eravamo 3 contro 2, Forte ha scelto la giocata peggiore, Damiani sulla sinistra, c'era Facilli a destra, poteva tirare, ora attenzione Marchese, squadre ancora in avanti, Marchese prova a mettere in aria, allontana Tanasov, arriva Zonef, gioca col pallone, vediamo se si affida Sparandeo, non gliela dà, cerca il rilancio in fallo laterale. Abbiamo sciupato un contropiede clamoroso in 3 contro 2. Ancora Marchese, ancora con questo traversone, ci sarà calcio d'angolo per il Catania. È facile a dirlo, Rasoterra. Sì, Rasoterra, è facile a dirlo. Calcio d'angolo per il Catania ora che attacca sulla sinistra, battuto, attenzione, ci siamo fatti sorprendere e c'è la deviazione qui, non possiamo dormire così sui calci d'angolo, ancora quinto corner, era tutto solo Manè, per fortuna ha tirato addosso a Damiani, ancora dalla bandierina, calcia Lodi, Mucchio, pallone che piove, colpo di testa, poi Facilli per Coda che cerca l'apertura, ancora però recupera il Catania e Facilli mette in fallo laterale, altro cambio, l'ultimo del Catania, sta per entrare anche Cristian Yama. Intanto Sarno, vediamo in aria, esce forte e fa suo il pallone. Ultimo cambio, quando siamo a 11 dalla fine, sta per entrare Yama nelle file del Catania. Viterbese che ancora ha 3 cambi a disposizione, manca ancora una vita però alla fine. Adesso, Vincenzo, qui subentrano solo le energie nervose. Sì, adesso diciamo saltano, come si dice, no? Gergo, gli schemi. Siamo in partita perché quel contropiede gli ha fatto capire al Catania che ci siamo. Potevamo sfruttarla meglio perché Molinaro ha cercato il tiro, diciamo, alto, quando invece magari il Rasoterra, secondo me, poteva impensierire di più il portiere. Stiamo soffrendo noi qua in studio, figuriamoci i ragazzi in campo, però 10 minuti sono tanti, però ci stiamo avvicinando alla fine. E mi sembra che anche questo Forte, il portiere che è ritornato tra i pali dopo tanto tempo, comunque stia dando sicurezza al reparto difensivo. No, veramente una bella partita, sicuro sulle uscite, pronto sui tiri da fuori, si vede insomma che sembra che ha giocato sempre. Claudio. 10 alla fine, entra Yama per uno stranato Marchese, qui Palermo prova a intercettare, palla in fallo laterale, riceve Pradic, vediamo ancora l'attaccante, smista all'indietro per Silvestri, poi ancora Aia va a ricevere, pallone per Sarno, tutta la Viterbese è dietro, Sarno punta Palermo, serie di finte, ancora Sarno, va sul fondo, palla bassa, poi qualche modo la tiriamo fuori, ripartiamo come prima, pallone per Molinaro che scatta su questo pallone sulla sinistra, lo tiene in campo, fronteggia Silvestri, tiene la palla nei pressi della bandierina, poi cerca Facilli, attenzione, Facilli è davanti al portiere, Facilli, palla a tiro e poi c'è il salvataggio, no. Porta vuota! No!
a porta vuota, salvataggio del difensore che nega il 2-0. Qui dovevamo farlo questo. Però questo dovevamo farlo. Ce lo meriteremmo però, eh. Però stai 1-0 e rischi, siamo al 36esimo. Perché se gli fai il secondo è finita. Guarda cosa, che partita Damiani che sta a fare. Damiani, sì, sì. Qui Bacilli doveva metterla, doveva tirare forte. Doveva tirare forte in porta, non doveva cercare. E allora, sì, vediamo, effettivamente, insomma, abbiamo avuto una grandissima occasione, veramente una grande occasione persa. Ma poi questi, speriamo, incrociamo le dita, perché quando si dice gol mangiato, poi dopo diventa pericolosissimo. Ci fermiamo per un minuto con i nostri sponsor per l'ultimo break della partita. Fatti coccolare alle Terme dei Papi, con un centro spa di oltre 700 metri quadrati. Cure inalatorie, grotta naturale, bagni termali, fangoterapia, tutte cure convenzionate. Terme dei Papi, a Viterbo. Interporto di Orte, nel cuore produttivo del centro Italia. Il tuo business è il nostro business. Tuscia Petroli, benzina viterbese senza sorprese. La benzina con i colori di Viterbo dei leoni giallo-blu. Per la tua pausa cerchi qualcosa di esclusivo? Polozzi Caffetteria Gourmet, in via Cassia Nord 86 a Viterbo. Colazioni, lunch, aperitivi, il piacere a portata di mano. Amore, vado in banca. Hai bisogno di prelevare? No, di fiducia, per il mio progetto d'impresa. Allora vai in banca, ma in BCC Roma. Con il conto Impresiamo BCC sosteniamo i tuoi progetti migliori. Banca di Credito Cooperativo di Roma, capitale in crescita da 60 anni. Gesa Impianti a Viterbo, per la ristrutturazione del vostro appartamento. Lavori chiavi in mano, sopralluoghi e preventivi gratuiti. Il piacere di mangiare bene? Ai piedi del Palazzo Papale, ristorante Pizzeria Il Molino, a Viterbo, Valle Faul. Ottime pizze in tutti i gusti, ampio parcheggio libero. Affida il tuo sorriso allo studio dentistico Dottor Andrea Di Martino, specializzato in chirurgia implantare avanzata. A Viterbo, in via Garbini 51, a Terni, in via del Rivo 119. Non perdere il gusto di sorridere. Il tuo sorriso è importante per noi. WeCom, il meglio nel settore informatico. Sviluppa siti e servizi web, app per smartphone, software, sistemi gestionali e portali web. A Viterbo, in via Papa Giovanni XXI, zona Tribunale. Istituto Tecnico Superiore di Viterbo. In 2 anni, diploma di tecnico nelle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali. Vai su www.itsagro.it. Carrozzeria 2000, e la tua auto ritorna come nuova. Con il tuo CID firmato pensiamo a tutto noi. Carrozzeria 2000, a Viterbo, Monte Fiascone e Tuscania. Casa di cura Nepi, in via Cassia chilometro 37, a Nepi. Reparti di RSA, hospice, dialisi. Prenota dal sito casadicuranepi.it. Diretta Sport. Allora, in questo periodo non collegato con Catania non è successo niente, Claudio? No, però attacchi il Catania, Yama sta dando fondo a tutte le ultime energie, la squadra di Novellino, peccato veramente per quel clamoroso gol divorato da Pacilli, e ancora siciliani che provano sulla sinistra, Yama, il tocco per Rizzo, attaccato da Palermo, riceve Lodi, trova Sarno, ancora il 7 che punta due avversari, ancora Sarno, ha davanti a sé Damiani, poi Sarno, prova il traversone, non lo toccare, in aria Sarno, fra due, mette dentro, no! È clamoroso gol divorato da Mané! Clamorosa palla gol per il Catania al minuto 40. Qui Sarno ha fatto un'azione strepitosa, ha messo a terra tre difensori, ha messo in aria Mané, era un rigore, l'ha calciata sopra la traversa con il sinistro. 1-1, ecco, i gol mangiati, è giusto che anche il Catania se ne sia mangiato uno adesso clamoroso, ma il pari con quello di Pacilli. E siamo giunti a 5 dalla fine, però qui abbiamo rischiato tanto sull'azione di Sarno. Vediamo ancora Catania che manovra con Aia. Abbiamo ancora due cambi da giocarci. Avanti Silvestri. E facciamo fare tutto il campo. Poi ancora palla fatta penetrare, allontana Tanasov, ma sui piedi di nuovo di Rizzo, Lodi, ancora Lodi ai 30 metri, palla sulla sinistra per Yama che mette in aria, ribatte Sfarandeo in fallo laterale, di nuovo Yama,
cerca e trova qui ancora Sarno, Yama sul fondo, ancora rimpallo, ancora rimessa laterale, ancora Sarno, l'assedio finale del Catania sulla sinistra e di nuovo Pacilli che si sacrifica, mette fuori, rimessa con le mani, Permanè che sbaglia il tocco, Pacilli può partire, attenzione, però è solo, si ferma fra due avversari, va giù, l'arbitro fischia calcio di punizione. Fallo ai danni di Pacilli, minuti di gara, sono 42 nel corso della ripresa. Ma che sofferenza. A chi lo dici? Che sofferenza, ma qui in studio è come se noi stessimo lì, Guarda, quando abbiamo visto, lo so, quando abbiamo visto quel Manè che ha sbagliato quel gol, io credo che negli spogliatoi un compagno del genere sotto la doccia lo meni, no, Vince? Sì, è veramente clamoroso. In avanti, c'è fuori gioco. Forte gioco, si era fermato. L'aveva dato per gol, diciamo. Mamma mia. E allora tutti in apnea, 42-3 al termine, più recupero che penso sarà sull'ordine almeno dei 5 minuti. Questo mettiamocelo in conto. Vediamo Damiani ancora, prova su questo pallone, ancora Damiani, ruba un pallone, un rimpallo. Ma che partita sta giocando Damiani, ragazzi. Dove trova queste forze? Da me è eccessivo. Dove trova? Sì. E Catania che riparte, 43esimo che è iniziato ora, ancora Lodi, l'apertura sulla sinistra, ancora per Yama, Manè, attenzione, Sarno al limite, prova a mettere in aria, allontana coda, ma ancora Lodi per Aia, è ora un assedio quello del Catania, ancora palla sulla destra. Manovra Calapai, gli si fa incontro Vignanelli, Calapai prova a mettere ancora nel mucchio, salta Rinaldi, salta poi Sparandeo, ma recupera di nuovo Yama, ormai ci stanno assediando, di nuovo Yama, il nuovo entrato per Manè, spazza Sparandeo, ma teniamola qualche palla, altrimenti no, sembra facile. E di nuovo sulla sinistra, ancora Sarno, è una deviazione, calcio d'angolo, e c'è l'ammucchiata, sesto corner. Minuti di gara, 43, 120 secondi, poi solo un recupero. Pronto forse qualche cambio nelle file della Viterbese, vediamo. Pronti i cambi, Milillo sta per entrare. Vediamo se lo faranno prima di questo calcio d'angolo. Yama, mucchio davanti alla porta, coda, poi tieni la Pacilli, tieni sta palla. E riparte il Catania, Yama, di nuovo in aria. Tocca un difensore, poi Vignanelli, a terra Pacilli, Vignanelli invece gioca, poi vediamo qui Molinaro, punizione per noi, ha tenuto qui di piazza Molinaro. Siamo al 90. Pronto il cambio, Siamo alla fine, ragazzi. Siamo al 44, entra Milillo, ma che finale ragazzi, qui da il cuore, al cardiopalmo, veramente, Milillo per... Vediamo, è a terra un altro della Viterbese. Recupero penso sarà veramente chilometrico, Siamo a 60 secondi dalla fine. Ma Molinaro, che lottatore, qui ha preso questa punizione lottando con Di Piazza. È a terra un giocatore della Viterbese. C'è solo un cambio, credo. Ne abbiamo fatti tre e questo è l'ultimo, tra l'altro. Entra Milillo che è un altro, forse passiamo dietro a 5. Ormai devi mettere una diga. Mette un difensore per Catania, sta buttando una miriade di palloni in aria. Vediamo invece è Pacilli il giocatore infortunato. Pacilli. Vediamo chi esce. Esce Pacilli, fuori Pacilli. E poi adesso è vero che ci sarà un lungo recupero, no? Si allunga il brodo e si allunga pure la nostra ansia. Sicuro. Entra questo ragazzo che è quello alto, Lipoli Milillo. Sì, di testa. Ed entra Milillo. 5 di recupero. Beh, credevo di più. Sì, io 5, poi dopo sto fatto invece facciamo supplementare. 5 di recupero. Allora, ci possiamo buttare per terra adesso, perdere tempo? Lo so, è antisportivo, lo so. 5 di recupero, Milillo va a dar manforte in difesa. Punizione affidata a Rinaldi.
che cerca la battuta verso Mignanelli, che mette a terra questo pallone, però glielo soffia, però vediamo, fischia l'arbitro punizione. Si lotta, Manè, c'è fallo su Manè, attenzione, no! Rosso per coda! No, qui no, rosso per coda! Rimaniamo in 10 a 4 dalla fine. Rosso per coda per questo fallo su Manè. Siamo in 10, espulso coda al 91esimo. Diretto? Rosso diretto per coda. Rosso diretto, e poi eravamo nella metà campo del Catania, non possiamo fare queste cose. È iniziato il secondo, ancora 4 minuti, ma siamo in 10, ora sarà una mucchiata veramente. Lodi, siamo in 10, palla per Manè che ha guadagnato il rosso, ancora Manè, vince un rimpallo, poi palla al limite, esce in qualche modo Palermo, esce Palermo e scatta, inseguito da Bradic, gli si fa incontro anche sulla destra, vediamo, Atanasov mette dentro, per il tiro è il miracolo del portiere del Catania, era un tiro a botta sicuro di Molinaro. Oh mamma, non ragazzi, ci posso credere. Yama e Rinaldi, che partita ragazzi, incredibile, non so come ha preso quella palla Pisseri. Rinaldi, teniamola però, Mignanelli, vediamo, rimessa per, è rimasta a terra Zonef, rimessa per la Viterbese, 48esimo che è iniziato ora. Ma che ha fatto il portiere? Cioè, era gol, era gol. Come l'ha presa? Questa, questa è parata, ma lo doveva fare. Quello andava fatto, sono d'accordo. Rimessa su Molinaro, che viene spinto, e intanto siamo a 48, due minuti, ma ci sarà anche qualche secondo in più. Speriamo. Yama, pallone ancora per Sarno. Che partita, ragazzi. Ancora Sarno, vediamo. Ha davanti a sé Palermo, pallone per Yama, attenzione. Palermo lotta, però Yama riesce in qualche modo. Palermo, rimpallo, Damiani butta via e allontana questo pallone. Iniziato il 49esimo. 120 secondi, è l'assedio del Catania con Sarno, ancora Sarno sulla sinistra, mette questo pallone in aria, allontanato, Atanasov in lotta, poi ancora Yama che va sul fondo, Palermo con calma, no però così, recupera ancora la squadra di casa, mette in aria, Milillo, Molinaro, tieni questa palla, la mette in fallo laterale, 90 secondi al mio cronometro. Per la rimessa già effettuata verso Manè, palla per Yama, attenzione, Yama ancora, palla in aria, c'è una spinta, poi recupera ancora il Catania con Lodi, siamo ai 20 metri, cerca lo scambio, Damiani in qualche modo, poi c'è una mischia, Palermo si lotta su questo pallone, poi Manè, Marinaldi e Molinaro che prova sulla destra, Molinaro vai, ancora, vai, tieni sta palla, tieni sta palla, tienila, tienila, la doveva tenere Manè, spinge ancora, forse è l'ultimo assalto per Yama, pallone per Sarno, attenzione, non lo facciamo tirare fuori, curva sto pallone, dai, 49 dai. E 30, dai, siamo stremati, 49 e 30, 30 secondi. Ma è importantissimo questo risultato, non l'abbiamo detto fino adesso, però. 30 secondi. Dai. La rimessa da parte di Forte. Damiani ancora zoppica, ma che partita ha fatto Damiani, ragazzi. Pronto a rinvio l'estremo difensore della Viterbese. Al mio cronometro mancano 10 secondi. Finita. Buttiamo questa palla lontano. Buttiamola lontano nella zona di Molinaro. Vediamo. Sta per scadere, sono 50 adesso, ha detto l'arbitro che si deve giocare ancora, no. E allora no. Si deve giocare ancora, e attacca no. Ancora Rizzo allora, perché qui è scaduto il tempo, palla in avanti, Molinaro, anzi
Milillo, poi Palermo, tienila, Palermo, bravo, tienila così e guadagniamo rimessa laterale. 50 e 20, secondo me 10 secondi perché darà 30 secondi supplementari al gioco. 50 e 27, ancora... Ed è finito, ragazzi, fatemelo dire, dopo 60 anni, clamoroso al Cibali, la Viterbese batte Catania 1-0. Grande Claudio. Aspettavo 60 anni questo momento per ripetere le parole di Sandro Ciotti. Viterbese 1, Catania 0, 3 punti d'oro. Ma che partita, ragazzi, ha fatto questa squadra. Che partita con il cuore, con i denti, e ci siamo mangiati 3 gol clamorosi per chiuderla. Sarebbe stata una beffa prendere il gol alla fine. Allora ti fermo subito. 1-0. Aspetta, poi ci rifai al Cibali perché ci è piaciuto e ce lo devi rifare. Fermati perché adesso la linea alla regia per semplicemente qualche secondo e poi torniamo di nuovo in diretta. Ma intanto ci ascoltiamo lo stacco della vittoria gialloblu che oggi è importantissimo. Le Terme dei Papi sono liete di festeggiare la vittoria della Viterbese con i tifosi gialloblu. E allora Claudio, a te per ripetere, no, questa, zitti tutti, dai. Zitti tutti, la faccio con la voce di Sandrone? Dai. Attenzione, clamoroso al Cibali, Viterbese batte Catania 1-0. Grande! No, è importantissimo. La contestazione dei tifosi del Catania verso la squadra. Però è una squadra che ha giocato, no, Vincenzo, comunque il Catania, no? A noi ci mancavano 6 giocatori, ragazzi. Ha giocato veramente bene, anzi, guarda, ti ringrazio che mi hai invitato a vedere questa partita perché... mi sono veramente divertito, ho sofferto, era tanto tempo che non la vivevo in questa maniera. Veramente una grande partita, una grande vittoria, i ragazzi sono stati tutti bravi, qualcuno è stato eccezionale a centrocampo tipo Damiani e Palermo, dietro il portiere forte. Davanti i due che sono entrati hanno fatto anche meglio dei primi due, però Molinaro doveva far gol sicuramente, però veramente una prestazione da 9 a tutti. Sì, poi questi 3 punti sono importantissimi, Claudio intanto sta facendo giustamente le foto. La foto ai giocatori che stanno andando a salutare i tifosi presenti qui al Massimino. E tutta la squadra, sotto i tifosi scendono, cioè, inutile dirti l'entusiasmo che c'è in questo momento veramente con la squadra che sta salutando la curva. Faccio le foto, poi rimetteremo sul nostro sito ovviamente. Assolutamente sì. No, ma poi dicevamo innanzitutto un applauso a questi tifosi che si sono sobbarcati tantissimi chilometri, una trasferta molto lunga. E loro i giocatori stanno lanciando le maglie ai tifosi, veramente. Bravi. Veramente un bellissimo quadro. Se lo e meritano. I giocatori applaudono anche i tifosi. Anche Bismarck ha lanciato la maglia, tutti hanno lanciato le maglie ai tifosi che se lo meritano, sì. Ma lasciatemelo dire, un pomeriggio questo che io terrò nel cassetto perché penso che quando ti capiterà di vincere qui a Catania. E comunque ragazzi, noi con il Catania in questo campionato abbiamo preso 6 punti, 2-0 all'andata, 1-0 al ritorno. Già, e poi il Catania oggi si giocava le ultime speranze di rientrare nel giro promozione, vincendo sarebbe andata a 60 punti, a meno 5 dalla Juve Stabia, e domenica c'è Juve Stabia Trapani. Invece noi saliamo al sesto posto. Con due recuperi ancora da fare. Quindi, noi saliamo a 44, se non sbaglio. 47. Sicuro? Allora, sai, a te sembra 44 perché no, 46 c'è potenza. No, hai ragione. No, scusami, noi saliamo a 44. No, hai ragione. Noi saliamo a 44 a tre punti dal potenza che ha 47 punti. Sì, beh, sai, l'emozione di questa vittoria. E abbiamo due partite in meno. Bravissimo, due partite da recuperare. In meno.
E quindi il Potenza l'abbiamo messo proprio nel mirino, eh. Oh, poi ti voglio dire che il Catania, vincendo oggi, se arriva a 60, domenica c'è Juve Stabia Trapani, in caso di un pareggio, certo, il Catania vincendo sarebbe tornato in corsa addirittura per il primo posto. Assolutamente, perché sì. 60, salendo a 63, sarebbe tornato lì a ridosso delle prime due, con quattro giornate ancora di campionato. Quindi oggi si giocava la Serie B, la squadra di Novellini. Mm. Però Viterbese è grande, grande, grande lucida, grande dedizione, grande spirito di sacrificio della squadra, una partita da incorniciare. Abbiamo sofferto, come d'altronde dovevamo soffrire nel finale, però abbiamo sofferto gli ultimi 15-20 minuti, non di più. Poi dopo siamo rimasti in 10, addirittura nel recupero, lì la squadra veramente ha fatto una partita strepitosa. Anche Milillo ha preso tutte le palle di testa. Ma consideriamo Claudio, che noi veniamo da giocare una partita ogni tre giorni, abbiamo fatto il doppio delle partite del Catania. E certo, ora abbiamo una settimana per riposarci, per giocare col Trapani il 10, quindi veramente... A questo punto possiamo dire non ci voleva, perché se vediamo una Viterbese gagliarda così non ci voleva questo riposo. Ci vuole perché dobbiamo recuperare, perché con la Trapani potremmo recuperare Sini, potremmo recuperare anche Cenciarelli, Polidori, abbiamo tanti infortunati, oggi ci mancavano diversi giocatori. Però gli altri hanno fatto una super partita, anche Pacilli, al di là del gol che si è mangiato, ha giocato molto bene, con grande spirito di sacrificio, poi ha preso una botta alla fine, speriamo nulla di grave, altrimenti ricominciamo da capo con gli infortunati. Una menzione, ecco, sì, possiamo menzionare anche il portiere Forte, che ritornava tra i pali dopo certo, una lunga assenza. Lo voglio menzionare Forte, perché ha giocato con una tranquillità estrema, dando grande sicurezza alla difesa, non ha sbagliato un intervento sempre deciso nelle uscite, nei tiri, anche se non irresistibili, e sicuro nella presa, quindi ecco, sono contento per Forte veramente, perché si è ritrovato oggi, al di là poi di tutta la storia che c'è stata di Valentini che ha giocato al suo posto. Qui stanno andando via tutti, io allora mi alzo, sì, e vado in sala. E che ti eri accomodato, ormai com'era quella partita che volevo dormire lì, era, mi sembra, Pisa. Non viene via più. No, era Pisa. Era a Pisa, ti ricordi quando vincemmo 3-2? Ho detto voglio rimanere qui all'Arena Garibaldi, non voglio uscire più. Sì. E oggi uguale, voglio rimanere qui al Cipoli, non mi muovo più per 40 anni. Non mi muovo più. Bene, prendo tutto e vado in sala stampa dopo. Allora ci aspettiamo in sala stampa, grazie Claudio. Intanto comunque ti lasciamo aperto, perché puoi entrare in qualsiasi momento, quindi va bene? D'accordo. Perfetto, e noi andiamo allora, ci fermiamo e quindi andiamo in pubblicità, la linea può andare alla regia, ascoltando però di nuovo lo stacchetto della vittoria giallo-blu con il nostro sponsor. Grazie regia. Le Terme dei Papi sono liete di festeggiare la vittoria della Viterbese con i tifosi giallo-blu. Per ottimizzare le nostre difese immunitarie sono consigliabili due cicli all'anno di cure inalatorie fatte in autunno e in primavera. Terme dei Papi, un privilegio naturale a due passi da casa. Interporto di Orte, nel cuore produttivo del centro Italia. Il tuo business è il nostro business. Tuscia Petroli, benzina viterbese senza sorprese. La benzina con i colori di Viterbo dei leoni giallo-blu. Deliziosa pasticceria, buonissimi gelati. Pasticceria Gelateria Polozzi, a Viterbo, Piazza della Rocca 5 e in via Roma 1. Gesa Impianti a Viterbo, per la realizzazione, manutenzione e ristrutturazione del vostro impianto elettrico. Angelo Vergari, esclusivista per Viterbo, Terni e Rieti, vi consiglia Ferrari Trento, Rum Zacapa, Grappa Segnana, Champagne Laurent Perrier. Nelle migliori enoteche. Problemi di carie, devitalizzazioni, ricostruzioni, protesi, ortodonzia per i più piccoli. Dental Scan 3D. Studio dentistico Dottor Andrea Di Martino. A Viterbo in via Garbini 51, a Terni in via del Rivo 119. Non perdere il gusto di sorridere. Il tuo sorriso è importante per noi. Farmacia Caprio e Rossi. Salute e benessere al vostro servizio. La farmacia col cuore giallo-blu che si prende cura di voi. A Viterbo, via Madre Teresa di Calcutta, zona Santa Lucia, vicino Obi. WeCom, il meglio nel settore informatico.
Sviluppa siti e servizi web, app per smartphone, software, sistemi gestionali e portali web. A Viterbo, in via Papa Giovanni XXI, zona Tribunale. Confimprese Viterbo, l'associazione datoriale al servizio delle imprese viterbesi. Accesso al credito agevolato e al microcredito. Sede di Viterbo, via Gargana 40. Sul web, confimpreseviterbo.it. Casa di cura, Nuova Santa Teresa, in strada Tuscanese a Viterbo. Prestazioni accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionate con le principali compagnie assicurative. Diretta Sport. Pensi serva un supermercato grande per fare la spesa? Il Gran Risparmio è un concentrato di freschezza e qualità. Macelleria, gastronomia, frutta e verdura, prodotti per la casa e tanto altro. Gran Risparmio, a Viterbo, via dell'Orologio Vecchio 44. La Maretour, la società che gestisce il campeggio Riviera degli Etruschi a Tarquinia, è fallita. Il Tribunale di Civitavecchia ha accolto l'istanza presentata dall'Università Agraria, che vanta un credito di circa 220.000 euro nei confronti della società a cui ha dato in gestione l'area di sua proprietà. La decisione arriva a ridosso dell'avvio della stagione e sta creando preoccupazione alle decine di campeggiatori che ogni anno si ritrovano qui. La società però non si dà per vinta e sta pensando di ricorrere contro la sentenza di fallimento e contro la mancata ammissione al concordato fallimentare. Salvatore Parlato si è dimesso da presidente della Talete, indagato nell'ambito dell'inchiesta su CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, era finito agli arresti domiciliari. Ora la misura cautelare è stata revocata, ma Parlato ha un'interdizione dai pubblici uffici. Da qui la decisione delle dimissioni. Attualmente il Consiglio d'amministrazione vede in carica due soli consiglieri, Giuseppe Fraticelli, che da qualche settimana ha assunto l'incarico di vicepresidente, e Stefania Pierini, su cui sono circolate voci di sue imminenti dimissioni. Sarebbe già sulla scrivania del PM Franco Pacifici l'esito dell'autopsia sul corpo di Maria Sestina Arcuri, deceduta il 5 febbraio scorso all'ospedale Belcolle dopo essere precipitata dalle scale della casa della nonna del fidanzato a Ronciglione. Autopsia che sarebbe stata secretata in attesa degli esami dei RIS. Secondo le prime indiscrezioni, il medico legale non avrebbe trovato segni di percosse sul corpo della giovane, che sarebbe caduta dalle scale però a velocità accelerata. Il giallo resta quindi al momento irrisolto. Il fidanzato Andrea Landolfi Cudia resta l'unico indagato per omicidio volontario e omissione di soccorso. Una pena congrua, così ha commentato l'avvocato Roberto Massatani, suo legale, la condanna a 15 anni di carcere di Ermanno Fieno, il 45enne accusato dell'omicidio della madre e dell'occultamento dei cadaveri di entrambi i genitori ritrovati il 15 dicembre di 2 anni fa. Purtroppo, ha detto l'avvocato, non c'è stata riconosciuta la semi-infermità mentale, altrimenti saremmo scesi ancora più al di sotto delle richieste del pubblico ministero, che per Fieno aveva chiesto una condanna a 20 anni di carcere, già diminuita di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Era nell'aria ed è arrivato. Il prefetto Giovanni Bruno ha firmato l'atto di diffida al comune di Viterbo per non aver approvato il bilancio di previsione entro la fine del mese di marzo. Nell'atto la prefettura ha concesso una proroga ulteriore di 20 giorni a partire dalla ricezione della missiva, quindi Palazzo dei Priori ha tempo fino al 22 aprile per approvare il bilancio. In calendario sono già state convocate le prossime sedute. Ieri intanto la seconda commissione ha dato il via libera al bilancio, mentre la quinta ha approvato la destinazione dell'imposta di soggiorno, 380.000 euro di proventi stimati da destinare gran parte al marketing territoriale. La parola ora passa al Consiglio Comunale. A Civita Castellana si infrange l'ipotesi di una corsa alle amministrative del centrodestra unito e la Lega cambia candidato, non più Valerio Turchietti, che resta comunque capolista, ma Franco Caprioli. Professionista stimato ed apprezzato, Franco Caprioli è al suo debutto in politica. Sarà presentato ufficialmente mercoledì 10 aprile alle 17 nella sede della Lega in via Falisca. Per Forza Italia resta in piedi la candidatura di Domenico Parroccini. Resta invece il dubbio su Fratelli d'Italia, se manterranno il candidato Alberto Cataldi o se faranno un'alleanza con Forza Italia. Traffico in tilt ieri pomeriggio nella zona di Piazzale Gramsci a Viterbo, dove un'auto è rimasta incastrata sotto la sbarra del passaggio a livello. Una Jeep, probabilmente a causa di una distrazione della conducente, ha urtato la sbarra mentre si stava azionando la chiusura automatica delle barriere e l'ha fatta cadere a terra. Sul posto i poliziotti di quartiere, la Polfer e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare il veicolo e a rimettere la sbarra al suo posto.
Fiorillo, non solo carrozzeria. Lascia la tua auto, al resto pensiamo noi. Officina meccanica, elettrauto, gommista, tappezzeria e inoltre soccorso ACI e assistenza Carglass. Carrozzeria Fiorillo, un servizio completo. A Viterbo, strada Tuscanese, chilometro 3500. Eccoci qua allora nuovamente in diretta. Dunque Beatrice, ti do questo il piacere, no, di ripetere questo storico risultato al Massimino di Catania in questo recupero della nona giornata di andata. Abbiamo recuperato addirittura una partita di andata. Dai, questo bel piacere. Sì. La Viterbese vince 1-0 con il Catania. Bellissimo. Bello. Bellissimo. Allora, mi senti? Sì, sì, Claudio. Oh, mi chiamate sull'altra linea? Assolutamente così sì. La conferenza stampa. Assolutamente sì. È entrato qualcuno? Perché poi noi la conferenza. Tra l'altro, sì, io ti dico subito: qui ho dei grossi problemi per quanto riguarda, sì, il video, perché non c'è campo assolutamente, quindi non ci possiamo collegare in video. Ah, ok, peccato, infatti il video di ritorno da Catania non lo sto vedendo, non c'è assolutamente campo, no, eh? Non c'è campo, assolutamente. È un peccato. Neanche con Wi-Fi dove abbiamo fatto la partita, perché noi abbiamo fatto tutta la partita con Wi-Fi. Sì. Perché non c'era campo anche lì. Ah. E qui non c'è neanche quello. Per fortuna il Wi-Fi ci ha salvato e con quello abbiamo fatto la partita. E non riusciamo, no? No, non c'è. Proprio siamo assolutamente senza segnale. Quindi non c'è niente da fare, ragazzi. A meno che potremmo provare, stiamo facendo le prove così tecniche in diretta, no? E quindi siamo in trasmissione e noi siamo abituati a risolvere i problemi. No, magari sì, con il tuo, se c'è, se c'è, uguale, se c'è, uguale. No, non arriva. Assolutamente. Non arriva nessun segnale qui, nessuno. Lo dicono anche i colleghi, quindi anche loro, ecco, hanno problemi con i computer. Peggio del Rocky. Eh sì, beh, questo è un peccato, è un peccato. Ascolteremo naturalmente tutta la conferenza stampa, certo, le immagini. Sì, sono già qui in Mix Zone e in sala stampa, quindi quando arriveranno ascolteremo le interviste dei protagonisti. Assolutamente sì, benissimo. Però, appena sarò pronto vi chiamerò. Sì, sì, intanto sei sempre in linea, quindi basta chiudere la linea da Catania ed entrare in qualsiasi momento. Allora, dicevamo, Vincenzo, insomma, di questa bella prestazione, insomma, poi detto da Vincenzo che ha veramente ha avuto una partecipazione su questa partita come quando tu indossavi la maglia, cioè se l'è sentita addosso, questo lo posso testimoniare qui in studio, si è sentita addosso la maglia che ha indossato per più di 160 partite con la Viterbese, quindi quando tu ami questa maglia, io diciamo molto meno perché sono venuto dietro di te nelle giovanili, poi la Viterbese quel tempo fallì, andai via, però insomma chi ha indossato la maglia della propria città comunque se la sente, no? Noi, vedi, siamo sempre a fare le trasmissioni, a parlare di Viterbese perché ci piace, perché sentiamo questi colori. Tu che l'hai indossata, insomma, e sei tra i primi 10 nella storia della Viterbese ad aver indossata come numero di volte la maglia giallo-blu, oggi hai avuto una partecipazione veramente emotiva di... Sì, come ti ripeto, veramente l'ho vissuta come non lo facevo da tanto tempo, anche se uno è tifoso, anche se uno va allo stadio. Oggi mi ha preso veramente perché è stata una partita sofferta, ho visto i ragazzi che si sono impegnati al massimo, diciamo una bella soddisfazione. E per quanto riguarda, diciamo, il fatto di aver giocato tante partite, per me è un orgoglio, sono veramente contento quando la gente ancora me lo ricorda, perché diciamo che veramente ce l'ho nel sangue questi colori e ti farò sempre Viterbese. Assolutamente, beh, siamo se siamo qui sì, Beatrice. Se siamo qui a parlare di Viterbese è perché ce l'abbiamo tutti quanti nel sangue, no? E soprattutto perché ci piace, sì, il calcio, diciamo che ci piace, vorrei dire una cosa, forse sì. una cosa che mi dispiace è che seguo, ho allenato fino a qualche, sì, anno fa il settore giovanile e lo seguo. So che va molto bene, sì, però non riusciamo a portare nessun ragazzo nella rosa della prima squadra. Diciamo questo è un po' il punto negativo.
Però diciamo, siamo fiduciosi per il futuro. Beh, tu e pochi altri arrivaste in prima squadra. Sì, diciamo che perché... fu quell'anno dove c'era Franzon, sì, che proprio, guarda, in questi giorni Ennio Cucquini e Roberto Carlucci lo sono andati a trovare tramite i social, l'ho salutato anch'io, mi ha fatto molto piacere. Diciamo, quello è stato un periodo un po' particolare dove devi avere un mister che crede nei giovani. Logicamente stiamo facendo una categoria molto importante e difficile, però sarei contento se in futuro qualche ragazzo di Viterbo e del settore giovanile del Bese possa arrivare, diciamo, nella rosa della prima squadra. Hai nominato Ennio Cucquini, che stava con noi la scorsa settimana e che salutiamo, e ti manda i saluti oltretutto perché ti stava guardando in televisione. E vorrei salutare, e purtroppo se l'è persa oggi questa emozione con noi, Gianfranco Boi, che è giustificato all'ultimo momento, ha avuto un problema, un contrattempo, e noi lo ringraziamo per averci comunque avvisato. Lui era molto dispiaciuto di non essere qui con noi, lo sarà prossimamente, ma oggi certo però si è persa. Stato fortunato io a scegliere la partita giusta. Ma sicuramente ci saranno delle altre, perché se la Viterbese va in campo come c'è andata oggi, ci possiamo togliere delle soddisfazioni sia in campionato che in Coppa Italia. E poi ci proiettiamo in Coppa Italia tra poco. Allora, non so, Claudio, che cosa sta succedendo in sala stampa. Non lo sento, quindi sta preparando sicuramente la sala stampa, ma non è ancora pronto, e vi daremo tutta la conferenza stampa, siccome ci sono problemi però di segnale, come ci ha detto Claudio Petricca, dal Massimino di Catania, e quindi dalla sala stampa purtroppo non potremo vedere le immagini come di consueto con i nostri mezzi in sala stampa in diretta, però vi facciamo ascoltare l'audio della conferenza stampa, e già è molto, perché abbiamo sempre i piani B, fortunatamente, insomma, siamo, speriamo, ben organizzati anche oggi come le altre volte per poter ascoltare quantomeno in diretta audio. Dicevamo, ricordavamo le ultime parole di Claudio in diretta, che diceva, ricordava gli assenti, no? Sì. Che sono tanti e sono importanti, ma io mi metto nei panni del mister dopo una prestazione del genere. Far uscire qualcuno, chi togli? Sarà molto difficile, veramente, perché è stata una grandissima prestazione. Sicuramente chi sta fuori, lo ricordiamo, insomma, sono dei giocatori veramente importanti per la squadra, però insomma è un'arma in più per il mister, per Trapani. Ma il mister, allora, a parte che è bravo, perché secondo me questo è un mister molto bravo, preparato, uno dei migliori che noi abbiamo avuto qui a Viterbo, ma poi il mister ha la giustificazione: ragazzi, qui come abbiamo sempre fatto il turnover, grazie di questa grande partita, però decido io in funzione. Quello sicuramente dice lui, però diciamo che sarà difficile veramente togliere qualcuno dopo la prestazione di oggi. No, ma veramente bravi tutti. Certo, qualche gol ce lo siamo. Sì, potevamo soffrire di meno, perché ci sono state un paio di occasioni. Quella di Molinaro proprio, doveva far gol lì. Pacilli, diciamo che veniva da un'azione personale prolungata, è arrivato al tiro un po' stanco. Però anche loro se la sono mangiata, ma noi ci siamo mangiati più occasioni. Alla fine, diciamo, loro ci hanno aggredito, ci hanno messo un po' dentro la nostra metà campo, dentro l'area, però alla fine le occasioni più grandi ce le abbiamo avute noi. Però l'avevamo detto che era una squadra che poteva impostare la partita sulle ripartenze, sul contropiede. Cioè, avevamo i giocatori e siamo sempre arrivati a tu per tu col portiere, anche a porta vuota. È stato bravo il mister a cambiare, diciamo, le due pedine davanti nello stesso tempo, e non è cambiato nulla. Diciamo che siamo stati molto pericolosi prima e dopo. Quando ha fatto i cambi, i due che sono entrati, diciamo, erano più freschi, perciò gli hanno dato filo da torcere alla difesa. Questo dimostra che abbiamo una bella panchina, no? Escono due giocatori forti, ne entrano altrettanti due forti. Quindi la parte tecnica della società, insomma, è riuscita a trovare in circolazione degli ottimi giocatori. No, sicuramente la campagna acquisti è stata fatta molto bene.
Certo, io magari una cosa la voglio dire, nel senso che dobbiamo ringraziare il presidente Camilli che ci sta facendo vivere queste emozioni. Però magari la gestione acquisti, magari fatta non durante l'anno, ma fatta all'inizio, secondo me porterebbe a risultati ancora più importanti. Mettere in piedi uno zoccolo su cui costruire la squadra. Sì, diciamo, no? Che, diciamo che si cambia un po' troppo durante. Si potrebbe magari lavorare meglio all'inizio e creare una rosa come quella attuale, cioè partendo da agosto, durante il campionato, però accontentiamoci. È una che poi ci mette le mani, vedi, comunque non ci lascia sempre con soddisfazione. Adesso ci proiettiamo, dopo questo turno di riposo domenica prossima, ci proiettiamo nella semifinale con il Trapani. Ci arriveremo rispetto al Trapani con un turno di riposo sulle gambe, cosa che invece è stata al contrario all'andata, e abbiamo vinto 1-0, e quindi dobbiamo andare a Trapani e ripetere una grande partita come quella di oggi, tutto cuore soprattutto. Sì, diciamo che ci arriviamo proprio con anche mentalmente bene. Volevo dire infatti questo qua, nel senso ci arriviamo proprio bene perché veniamo da una grande vittoria e ci abbiamo qualche giorno in più di riposo, perciò si può preparare la partita diciamo mentalmente rilassati nel senso che vieni da una vittoria, non sei nervoso, ti alleni pensando alla sconfitta, ma vieni da una grande vittoria, ti prepari e vai ad affrontare questa semifinale che, diciamo, poi partiamo, no, con un gradino, siamo sopra loro, perché il gol che abbiamo fatto alla fine è importante. È importantissimo. Che se uno riesce a fare un gol, loro ne devono fare tre, perciò insomma. E pensi che sia da ripetere questo tipo di partita? Allora, noi giù a Trapani l'importante è fare un gol, perché nelle coppe vale sempre il gol in trasferta. Se noi abbiamo la possibilità di poter giocare in contropiede, loro sicuramente attaccheranno. Certo, loro devono ribaltare il risultato, perciò magari non andranno subito all'arrembaggio, magari, però devono attaccare. Noi potrebbe essere anche valido questo modulo che ha fatto oggi, 4-4-1-1, potrebbe essere valido proprio per riuscire a far gol, che sarebbe proprio il massimo, perché sì, loro sono una grande squadra, però se tu fai gol loro devono fare tre, insomma, non è che... è tanto facile. Assolutamente sì. Domenica c'è questo turno di riposo, i giocatori avranno modo, anche e soprattutto gli infortunati, di recuperare, no? Questa è, diciamo, l'unico handicap. Si lavora questa settimana, diciamo, in discesa, diciamo così. Bene. Allora, Beatrice, se Claudio, non so se Claudio mi sente da giù a Catania. Sì. Ho ripristinato, provate. Bene, allora c'è qualcuno? Ancora no, però provate che dovrebbe entrare il video. Ah, bene. Noi sentiamo naturalmente il vocio di sottofondo. Proviamo naturalmente ad accendere tutti i nostri canali, tutti i nostri microfoni. Quello è acceso, È acceso, quindi, ma non c'è nessuno allora che sta parlando? No. E purtroppo non abbiamo le immagini, questo ce ne dispiace, ma i collegamenti con il Marsimino sono difficilissimi. Pensavamo che erano più semplici, essendo uno stadio che ha fatto anche la Serie A, invece ci stiamo trovando in difficoltà, e fortunatamente riusciamo invece ad andare in audio. Allora, io aspetto che passino qui, perché devono passare nella mix zone per andare via, quindi... Ah, perfetto. Qui devono passare. Senti, sì, Beatrice? Possiamo dare... Dai, diamo la classifica. La classifica. Sì. Intanto che aspettiamo Claudio. Allora, la classifica che vede la Juve Stabia prima con 65 punti, Trapani 64, Catanzaro e Catania 57, Potenza 47, Viterbese 44 punti, Monopoli 44, li ho detti staccati apposta, non è che mi sono sbagliata, Virtus Francavilla 43, Vibonese 42, Casertana 41, Rende, Cavese e Regina 40 punti,
39 la Sicula Leonzio, Siracusa 32, Rieti 32, Bisceglie 29, chiude la Paganese con 14 punti. Però io Emanuele è di Catania, Emanuele è una tiratina d'orecchie, regia, perché io la Viterbese la mettevo sopra il Monopoli, ma lui è di Catania, ammonito. Non ce l'ha messa. ammonito. Allora, vi do notizie rassicuranti, ho visto è passato adesso Pacilli e ha detto che ha preso una botta, quindi per fortuna nessun problema né muscolare né altro. Meno male. Assorbibile. No, ma poi quando si gioca ogni tre giorni le botte sono pericolose perché rischi di non assorbirle, no? Invece adesso abbiamo una settimana di tempo e quindi si possono riassorbire meglio, e questo è l'unico handicap al di là delle forze, delle energie che tu sprechi durante le partite, però poi è il recupero eventuale di traumi, no, Vincenzo? Ogni tre giorni è difficile. Sì, invece così come abbiamo detto prima, sarà una settimana in discesa sia per gli allenamenti, sia per concentrarsi sulla gara e anche per recuperare qualche piccolo trauma come questo di Pacilli. Mi piacerebbe fare i complimenti in diretta al mister se riusciamo. Come? Mi piacerebbe fare i complimenti in diretta al mister se riusciamo a collegarci, perché in conferenza stampa non si può. Quando stanno passando tutti qua, il mitico Zivico. Ciao grande. Ha cambiato, brava la regia, brava la regia che ha messo la Viterbese prima del Monopoli, brava. Noi aspettiamo un mister perché penso solo lui possa essere autorizzato a parlare in conferenza stampa, quindi bene. I giocatori non credo siano autorizzati, a meno che non ci venga un'autorizzazione da parte vostra, ma ho i miei dubbi. Beh, poi è anche difficile così su due piedi. Allora, qui possiamo rinunciare perché non c'è assolutamente segnale. Poi se c'è la possibilità anche di poter fare delle domande al mister, Vincenzo ne ha qualcuna, soprattutto i complimenti. Le domande al mister in conferenza stampa è difficile. Conferenza stampa è difficile, però insomma ci possiamo pure provare. Intanto Beatrice, se sei d'accordo insieme alla regia, io direi di andare a vedere il prossimo turno. Quello che si giocherà domenica, dove non giocherà la Viterbese, però certo. Vediamo qual è il turno, perché in questa domenica c'è una grandissima partita che potrebbe decidere il campionato, ma comunque dare una svolta al campionato stesso, tra Juve Stabia e Trapani, scontro al vertice, ragazzi. Sì, vero. Allora, le partite della 34esima giornata di domenica 7 aprile sono alle 14.30 Catania-Bisceglie, Catanzaro-Virtus-Francavilla, Juve-Stabia-Trapani, Paganese-Rieti, Regina-Sicula-Leonzio e Siracusa-Vibonese. Alle 16.30 giocheranno Potenza-Cavese, alle 18.30 Monopoli-Casertana e a tavolino Rende-Matera. 0-3, riposa la Viterbese. Sì, bene. Riposiamo bene però, eh? Ah, ma siamo... come non mai. Perché oggi con questi punti riposiamo più che bene. Grande Roslav. C'è l'odore del gol, però non so se possono parlare. Perché non fate un sondaggio se possiamo intervistare qualcuno? Sembra... perché non sappiamo come, magari sentite l'ha detto stampa chi può venire, io qui ho Zonef che è l'autore del gol partita, e poi sentirei se possiamo ascoltarlo, magari, non so, chiediamo qualche autorizzazione. Ci proviamo, ci proviamo. Provateci. La sto chiedendo io in diretta, sentiamo la società cosa ci dice, chi ci porta i microfoni. Lo sto chiedendo solamente all'unica persona che può dare l'autorizzazione, il patron. Però bisogna vedere se è impegnato nel lavoro o meno, quindi...
Intanto puoi andare, Claudio, perché io sto provando a chiedere appunto l'autorizzazione alla società. È ovvio che non so se il mister ancora non si vede. No, non sei aperto, eh? No, dico, stanno passando i giocatori, ma ancora non si vede nessuno. Ah, ok. Mister, tanto qui deve passare. Ah, va bene, beh, sicuramente sarà un bel ambiente, in questo momento c'è euforia. I giocatori sanno e si rendono conto, al di là che non possono parlare giustamente con te in diretta, di aver fatto una bella impresa. Sì, lo so, però io qui mi stanno sfuggendo tutti. C'è Stini, però no, loro non possono. I giocatori non possono. Allora, aspettiamo il mister, ti devo dire. Va bene. Intanto Beatrice, possiamo anche dare qualche informazione ai nostri radio teleascoltatori? Sì, possiamo annunciare un cambiamento della casa di cura Nuova Santa Teresa sulla strada Tuscanese a Viterbo, che ha ampliato le proprie offerte sanitarie e da oggi è possibile eseguire sedute di fisiochinesi terapia e neuropsicologia, esami di diagnostica con dental scan e la colonscopia virtuale TC e il campo visivo computerizzato, nonché le procedure di endoscopia digestiva in sedazione presso il nuovo reparto di chirurgia ambulatoriale. Bisogna chiamare allo 0761 2391, che è il centralino, o visitare il sito www.casadicuranuovasantateresa.it. Ricordiamo che tutte le prestazioni erogate sono convenzionate con le principali compagnie assicurative e fondi integrativi sanitari. Casa di Cura Nuova Santa Teresa, il nostro impegno per la vostra salute. Allora, Claudio? Abbiamo Lodi qui intervistato. Sì, Claudio, comunque... Eravamo pochi partiti in meno di recuperare e adesso abbiamo recuperato un po' di partite, un po' di punti e siamo in zona playoff, quindi siamo contenti. Come avete preparato la partita? Nervosa, frettolosa. Sì, anche... L'occasione per fare il giallo l'abbiamo avuta, abbiamo segnato un gol. Devi dare il mio audio, Luca. Sì, è vero, Il gol mai è stato annullato, abbiamo avuto l'occasione per fare il giallo, poi loro... è normale che facevano di tutto per perdere tempo, farci innervosire, e questo ci è capitato anche l'anno scorso. Questo bisogna migliorare nel far sì che quando le squadre vengono qui e ci fanno innervosire noi di avere la tranquillità, però non è facile, perché in questo momento noi sapevamo che oggi era una partita importante, che con la vittoria ci mettevamo al terzo posto, a 5 punti dal primo posto, domenica c'era lo scontro e tutto un via dicendo. Non è stato possibile. Bisogna rimboccarci le maniche, lavorare e preparare la partita di domenica. Certo, senti, tu oggi avevi la fascia da capitano. Tornando sull'azione del gol annullato, tu da capitano chiaramente sei andato a confrontarti sia con l'arbitro che col guardaline. Ci aiuti un po' a ricostruire cosa è successo? È stato fischiato fuori gioco, ma c'era il giocatore della Viterbese di lato. A parte quello, il gol è regolare perché Marchese fa il cross dal fondo campo sulla quasi fondo, quindi se io faccio un cross davanti a me c'è un uomo, quindi se l'attaccante viene da dietro e anticipa sul primo palo il difensore, quindi non può essere mai fuori gioco. In più c'è una cosa anche in più, perché sul palo il giocatore della Viterbese che è fuori dal campo, non è fuori dal campo, è sulla linea di fondo, quindi è regolare ancora, quindi lui convalida il gol, guarda la linea e dice no, per me è fuori gioco. Ma la cosa bella è che quando uno ha la coscienza sporca, perché io poi ho protestato ancora a fine partita, allora mi dice, no, ma io ho visto così, per me, abbiamo sbagliato. No, come hai sbagliato? Tu ci fai perdere un campionato. Ci stiamo aggrappando all'errore, sì, però tu la pareggi, e alla fine mancano 20 minuti, poi chissà, che giochi più tranquillo, perché poi alla fine tutti avanti, palle lunghe per cercare di trovare un episodio a favore, dove non siamo stati fortunati con Califa e su altre cose. Questo è. Ok, grazie.
Grazie, grazie. Mi sentite? Sì, Claudio. Allora, guarda. Allora, Claudio. Dimmi. Allora, mi hai dato anche il video, ma adesso mi sembra che sia di nuovo comparso. Allora, Claudio. Sì, mi senti? Sì, semplicemente per dirti che abbiamo avuto l'autorizzazione da parte del patrone Piero Camilli, che salutiamo e ringraziamo, al quale facciamo anche i complimenti per questa splendida vittoria di tutta la squadra, una squadra costruita da lui allora, stesso, e quindi un paio di giocatori, cioè autorizzato a intervistare allora, un paio di giocatori. Intanto il mister, siamo in diretta, no, siamo solo audio, do la cuffia al mister, anche il direttore generale, siamo bene. Nella sala pomodori perché stiamo smaltendo questa stupenda vittoria. Allora mister, vi sente anche dallo studio, quindi Vincenzo, se vuoi fare domande, anche tu Luca al mister su questa partita, ne avevi una pronta credo, no Vincenzo? Che è il mister? Se sì, per il mister. No, volevo fare i complimenti perché veramente ha messo in campo una squadra perfetta. Si sono mossi veramente bene durante tutta la partita, sia in fase difensiva che in fase d'attacco. Perciò ci tenevo a fargli i complimenti. Poi è stato molto bravo nelle sostituzioni, praticamente ha sostituito senza togliere nulla alla squadra. Perciò è una partita perfetta. Vai con la domanda. E la domanda è questa qui. Da allenatore modesto come sono io, mi troverei in difficoltà a sostituire qualcuno dopo questa gara nella trasferta di Trapani. Come si comporterà lei? Buonasera innanzitutto, grazie per i complimenti, nel quale li raccolgo. E sapete benissimo che non è soltanto merito mio, perché ho una società alle spalle che mi permette di lavorare come voglio, o nel migliore dei modi ho dei ragazzi eccezionali che mi seguono, e quindi oggi siamo riusciti a fare questa impresa, che non è virgolettato impresa, è veramente un'impresa questa, perché già sarebbe un'impresa in condizioni normali. E oggi è la 20ª partita in 63 giorni, quindi fate un po' il calcolo voi che cosa ha fatto questa squadra oggi. Quindi la partita è andata come l'avevamo preparata. Sapevamo che noi non eravamo al meglio fisicamente, quindi dovevamo abbassare il baricentro del pressing, non potevamo pensare di poter alzare il ritmo e andare a prenderli alti da subito. Sapevamo che se avessimo chiuso le linee di passaggio alla squadra avversaria avremmo trovato poi varchi per fargli male, e il gol su punizione è soltanto un caso, perché comunque abbiamo avuto più occasioni sia per passare in vantaggio con un'azione, sia per chiuderla poi nel secondo tempo. Senti, adesso te la faccio una io. Io quando ho visto Pacilli fallire il gol, la parata del portiere, dico guarda che adesso questa partita non va a finire. C'è però questo, abbiamo vinto, siamo contentissimi, questo amaro che partita potevamo chiuderla senza soffrire come cani fino al 96esimo, tra l'altro in 10. No, non mi piace questa politica dell'andare a cercare sempre qualcosa che non va. Io penso che noi ci siamo approcciati a queste due trasferte. Innanzitutto fatemi dire una cosa, perché ci tengo, oggi è il compleanno del nostro direttore sportivo Danilo Pagni, fa 44 anni, e quindi dedichiamo questa vittoria, io dedico questa vittoria a lui, perché oggi è il suo compleanno, prima che me lo dimentichi, siccome ci tengo. Dicevo, non mi piace questa politica dell'andare a cercare sempre qualcosa per essere dei perfezionisti, perché noi, vi ricordo che siamo esseri umani, e in quanto esseri umani, l'essere umano non è mai perfetto, bisogna sempre andare ad apprezzare quello che si ha, perché io mi ero approcciato a queste due trasferte sapendo che la squadra non stava bene fisicamente, e avevo anche preventivato zero punti, perché noi, è inutile nasconderlo, fra una settimana ritorniamo qui in Sicilia per giocarci la partita della vita, che è la finale di Coppa. Detto questo, oggi la squadra ha chiesto una prestazione strategicamente come quella poi che è avvenuta. È normale che tutti vorrebbero vincere le partite 2-3-4-0, però oggi conta anche come Pacilli è entrato e come ci ha dato una mano tra le linee, come si è sacrificato, e quindi a me piacciono che
questi attaccanti che pur avendo talento mettono a disposizione il talento sacrificandosi per la squadra. Io fermo restando che Pacilli ha fatto una grande partita, io l'ho detto anche in cronaca, però ecco, è stato bravo anche il difensore a salvare Sudalini, il portiere con una grande parata, cioè potevamo chiuderla, però non è solo c'è anche la bravura del calcio con i mani, ripeto, potevamo chiuderla, potevamo passare in vantaggio prima il primo tempo, quindi potevamo non rischiare di prendere il pareggio perché ci sono state un paio di situazioni dove abbiamo scalato male, quindi si poteva fare tutto di più, ma anche molto, ma molto di meno. Però ecco, abbiamo giocato 3 giorni fa, quindi Catania era riposato, torniamo sull'ennesimo... Voi non vi state nemmeno rendendo conto di quello che sta facendo questa squadra, perché se, ripeto, giocando ogni 3 giorni e mezzo, questa squadra oggi gli ultimi 10 minuti i giocatori mi guardavano in campo ed erano morti. Quindi Giorgi, anche la società, i tifosi, soprattutto i tifosi devono essere orgogliosi di avere questi giocatori in campo. Veramente un bel gruppo. Mister, sì, se posso, Luca Tofani, mister, di nuovo buonasera mister. Allora io mi associo a Vincenzo Rossi che prima, quando le ha fatto i complimenti, è uno che ha vestito la casacca della Viterbese per oltre 160 volte, quindi insomma di calcio lui ne sa. No, la cosa è, io rinnovo i complimenti che ho fatto domenica dopo la sconfitta di Trapani e oggi ne parlavamo anche qui in studio privatamente quando c'era la partita, veramente complimenti per come imposta le partite e per come sa leggere la squadra. La mia domanda però è questa, si parla sempre di una squadra che gioca ogni 3 giorni, mi sembra che qualche volta l'aspetto mentale della squadra possa sopperire alla mancanza di forze fisiche, questa è la vera forza di questa squadra? Sì, giustamente. Bravo Luca, ti faccio i complimenti perché hai centrato non dico il segreto, ma quello che fa la differenza. È normale che la forza mentale non ci può essere ogni 3 giorni, perché l'adrenalina che ti dà queste partite poi si... C'è il caduto il collegamento con Claudio Petricca. E adesso però lo ripristiniamo immediatamente, queste purtroppo abbiamo detto che c'erano delle difficoltà da Trapani, purtroppo non possiamo venire in video e adesso riproviamo a ripristinare il collegamento, stava parlando mister Calabro appunto analizzando questa che è la partita e soprattutto il momento attuale. Allora sì, ripristiniamo il collegamento, eccolo qua. Sì, allora, abbiamo detto che adesso abbiamo una settimana di tempo per preparare la partita della vita, già l'hai definita, quella con Trapani, no? Dove dobbiamo andare a cercare questa finale che sarebbe un altro grandissimo traguardo. Guardiamoci un po' intorno, io ho visto oggi Politori in panchina, Cenciarelli in panchina, possiamo affrontarla con qualche novità, qualche forza fresca magari? Sì, per la partita di Trapani al ritorno sì, sicuramente ci sarà qualche rientro, vedremo quale... e quanti, però sicuramente ci sarà qualche dietro. Con il fatto che oggi dobbiamo fare il resoconto della partita, lo faremo stasera, domani mattina, perché dobbiamo vedere, ci sono stati degli acciacchi, ci sono coda, De Giorgi, coda, quindi sono tutte situazioni da dover valutare, quindi sicuramente ci saranno dei rientri, se non ci sono delle ricadute, speriamo che non ci siano delle uscite. Che partita ci aspettiamo col Trapani? C'è un Trapani che pensi più al campionato o alla coppa o ci daranno guerra? No, anche guerra, la partita della vita per noi è la partita della vita per loro. Okay. Però mister, scusa, sì, un'ultima domanda, mister, quanto sono importanti questi 3 punti ai fini della classifica? Fondamentali, perché noi non abbiamo come unico obiettivo quello di vincere la Coppa Italia, ma abbiamo anche l'obiettivo di arrivare nei playoff. E ripeto, eravamo 16esimi fino a 2 mesi fa, oggi siamo, non so, non ho nemmeno visto la classifica. 3 punti dal Potenza che è 5º, con 2 gare da recuperare. Diciamo che abbiamo fatto un bel passo in avanti, sia in Coppa Italia che in campionato, quindi... Un grandissimo passo in avanti, bravo, complimenti. Però bisogna concretizzare, quindi oggi in tasca non ci abbiamo niente. Fino a quando non c'ho qualcosa in tasca io non sono tranquillo.
Vabbè, però mettiamo via quello che ci viene, dai. Sì, sì, sono soddisfattissimo, però non tranquillo. Bene, grazie, mister. Non so se c'ho il direttore generale che vi ascolta, quindi do la cuffia al direttore generale Diego Foresti. Poi, visto che possiamo parlare con un paio di giocatori, ci hai detto così tu, no? Assolutamente, assolutamente sì. Io seguo poi il direttore, vado al pullman, se ne prendo un paio li facciamo parlare. Allora, senti, lavorerai tanto, soffrirai, ma che soddisfazione oggi ti ha dato questa squadra in un palcoscenico così bello come è il, io lo chiamo ancora Cibali, di Catania? Beh, buonasera a tutti, prima di tutto. Buonasera, buonasera Diego. Buonasera. Ma io questa partita la metto subito dietro quella di Pisa, ma non tanto perché io penso che oggi abbiamo fatto un'impresa, abbiamo fuori tanti giocatori, giochiamo ogni 3 giorni, veniamo da una situazione difficile da inizio stagione, sempre a rincorrere, sempre dietro, sempre a dover far punti per forza. Oggi sapevamo che era una partita quasi proibitiva sulla carta, perché alla fine loro venivano dal riposo, quindi erano già 10 giorni che si giocavano anche la B loro e si giocavano anche la B, visto i risultati di domenica, quindi sapevamo che era difficilissimo, però con questo voglio sottolineare il fatto che è 2 giorni che ci parlavamo dopo la sconfitta di Trapani di domenica, dicendo che oggi in qualsiasi maniera dovevamo portare a casa punti, ma solo per il semplice fatto che io questa vittoria la volevo dedicare al presidente e alla sua famiglia, perché io era tantissimo che non stavo via con la squadra, sono stato con loro 5 giorni e il presidente in questo momento che non ha potuto venire oggi con la famiglia e con i figli a vedere la partita per motivi di lavoro, ci sta facendo vivere in maniera, diciamo così, straordinaria queste trasferte, che sono difficilissime e sono costosissime per la società. Quindi è dedicato a lui, perché cerca di fare il massimo e sta facendo di più di quello che qualsiasi altro presidente poteva fare in una stagione così difficile. Tant'è vero che ha lottato per 10 partite per non fare questo girone e poi ce lo siamo ritrovati giocando ogni 3 giorni, non ogni 7. Quindi ecco, ci tenevo a puntualizzare questa cosa e poi ringrazio la squadra, perché secondo me oggi ha fatto una partita storica. Io rimarrà negli annali sicuramente della storia della Viterbese, perché vincere al Cibali, quando è finita la partita siamo guardati io e Paolo Gubattoni, il preparatore, dicevo, pensiamo che da piccolino pensavo sempre al Cibali, dicevo clamoroso al Cibali, oggi lo possiamo dire e l'abbiamo fatto noi, è sulla nostra pelle. E me lo hai fatto dire anche a me dopo 60 anni da Sandro Ciotti, me lo hai fatto dire anche a me oggi. Quindi ecco, però ecco, una cosa importante è che questa partita deve essere un punto di inizio, di partenza e non di arrivo, perché non abbiamo fatto nulla, abbiamo vinto una partita, è soddisfazione perché abbiamo vinto uno stadio storico, abbiamo vinto in condizioni per noi precarie, per giocatori, per minutaggio, per tutto quanto, però deve essere un punto di partenza. Noi dobbiamo essere bravi ad affrontare partita dopo partita. Adesso abbiamo una settimana, grazie al cielo, una delle poche intere da preparare la partita che ci può portare a giocarci qualcosa di importante, e voglio fare un appello anche alla città, perché io penso che negli ultimi 2 anni questa società abbia dato tantissimo a livello di soddisfazioni. Quindi è un appello alla città, che d'ora in poi anche in campionato, se ci danno un sostegno maggiore, questi ragazzi ne hanno bisogno, ecco, tutto qua. E queste sono proprio quelle scintille, no, che dovrebbero far scattare, no, questa molla nella città, nei tifosi. Beh, queste sono partite che danno un entusiasmo grandissimo. Se ce l'abbiamo noi addetti ai lavori, io penso che un tifoso ancora di più, quindi oggi siamo concentrati già e da stasera si pensa già alla partita di ritorno di Trapani, che è fondamentale per il nostro proseguo e per cercare di scalare più posizioni possibili. È chiaro che la vittoria di oggi ci mette in una posizione di classifica importante, perché io considero che riposando domenica mi tengo uno dei due recuperi come se fosse la partita di domenica, quindi giocheremo in casa con la Cabese e Catanzaro.
quindi abbiamo una partita in più delle nostre dirette concorrenti perché hanno quasi riposato tutte, non due, e quindi analizzeremo partita dopo partita cercando di arrivare più in alto possibile. Poi la Coppa Italia, quella potrebbe essere la ciliegina sulla torta, però pensiamo a Trapani. Trapani, senti, hai parlato di entusiasmo, no? Queste vittorie, no, come quella di oggi, che esalta voi la squadra, voi dirigenti, danno tanto entusiasmo anche al presidente, no? Sono le soddisfazioni che a volte gli potrebbero anche un po' far dimenticare qualche cosetta che non va. Del tipo? Del tipo, ecco, che a Viterbo per esempio manca qualche cosa, manca un supporto, manca il sostegno, manca un campo di allenamento, insomma, queste piccole virgole che spesso lui le tiene a sottolinearle, queste vittorie potrebbero un po'... Beh, sicuramente le vittorie danno entusiasmo a tutto l'ambiente, però quello che dice ogni tanto il presidente con i suoi sfoghi è un dato di fatto, non è che, no, che, è dica, la che dica eresie, quindi lui è presidente, lui ci sta portando questa città, cercando di portarla più in alto possibile, quindi per arrivare a traguardi importanti c'è bisogno di tutti, ma soprattutto della città che segua quello che una famiglia come la famiglia Camilli sta portando avanti ormai da 5 anni. Ha scalato veramente l'impossibile, siamo a giocarci traguardi importanti ed è giusto che la città, parlo del comune, dei tifosi, dello stesso sindaco e tutti quanti, diano il loro contributo a far sì che questo avvenga. Ecco, al di là del campo di allenamento che dovrebbe iniziare, credo, ad aprile i lavori, quindi dovrebbero finalmente iniziare questi lavori, sono già state promesse però, ecco, il rifacimento del Manterboso, l'impianto di irrigazione, insomma dei lavori extra, i seggiolini, si parla della tribuna Prato Giardino, insomma qualche cosa potrebbe muoversi, sono dei segnali che potrebbero ridare entusiasmo. Ma io penso che questa società, io parlo da quando ci sono io, quindi sono 2 anni, abbia fatto passi veramente importanti sotto tutti i punti di vista. Lo stadio ora sembra uno stadio, abbiamo portato avanti il discorso del rifacimento del campo, oggi c'è l'ok sull'impianto di irrigazione, i seggiolini abbiamo già l'ok, abbiamo già trasmesso alla Lega, dobbiamo solo decidere al comune come farlo. Quindi io penso che abbiamo fatto tantissimo sia a livello di società che a livello di chi gravita intorno. È chiaro che un qualcosa in più non guasterebbe nessuno, nel senso che comunque il campo del Pilastro, detto fatto, vediamo quando... Qualcuno dice magari, è possibile allenarsi sul sintetico e poi giocare sull'erba? Io l'ho fatto per un anno a Como e ci giocavo tutte le domeniche. È chiaro, il sintetico deve essere di ultima generazione come quello che andranno a fare, quindi oggi i sintetici sono molto similari all'erba, quindi è l'ultimo dei problemi. Importante è averlo il campo sintetico. Poi, speriamo che arrivi. Avete domande per il direttore, altrimenti lo congedo. Allora, volevo salutare il direttore. Buonasera Diego. Luca Tofani, ciao, buonasera a te. Allora, innanzitutto i complimenti per questa bella vittoria, ringrazio anch'io, mi associo alle tue belle parole sul presidente Piero Camilli, che ringrazio ancora una volta per averci dato in diretta anche l'autorizzazione a poter intervistare anche un paio di giocatori e soprattutto ad aver portato di nuovo entusiasmo dopo tanti anni di sofferenza a Viterbo. Quello che lui ha sempre detto, Viterbo, sono parecchi anni che la Viterbese non vince, che siamo in sofferenza e le vittorie potrebbero riporteranno sicuramente le persone allo stadio. Questo, secondo me, queste vittorie di oggi con il Catania, squadra blasonata, potrebbero essere veramente la svolta per riportare il pubblico allo stadio Enrico Rocchi, almeno così spero. Ma guarda, sicuramente la vittoria di oggi, come dicevo prima, rimarrà negli annali, nella storia di questa società. È chiaro che siamo a farci la seconda semifinale consecutiva di Coppa Italia, in un cammino duro, perché noi non dimentichiamoci, le squadre che abbiamo eliminato sono squadre veramente pesanti come Ternana, come Pisa, quindi non ci siamo arrivati con facilità, giocando ogni 3 giorni oltretutto la gara di campionato. Però ecco, io mi ricorderò sempre la finale in casa dell'anno scorso, quando
per la prima volta nella storia di questa società si faceva una finale di Coppa Italia a Rocchi, c'erano 1100 persone, quindi vorrei che quest'anno fosse veramente una cosa diversa se dovessimo andarci, prima conquistiamola e poi andiamoci tutti insieme riempendolo come quando è stato riempito l'anno scorso sul Tirol, che è l'obiettivo del presidente, di tutti i giocatori e di tutta la società che lavora tutti i giorni. Magari ci vorrebbe una bella gara toccando ferro, con tutte le del caso, una bella gara di ritorno a Rocchi. Cominciamo a passare il turno e andiamo a farci questa battaglia a Trapani, che non sarà semplice, non farà facile, perché l'abbiamo incontrato domenica e abbiamo visto che è una squadra difficile. Quindi passiamo il turno e poi ne parliamo. Oggi godiamoci questa vittoria che è importante e fondamentale per il proseguo del nostro campionato. Allora, io vi devo salutare, buonasera a tutti. Grazie, grazie Diego, buonasera a te. No, io devo andare a recuperare invece microfono e company in sala stampa prima che mi chiudano fuori e i ragazzi li stanno partendo col pullman, non facciamo in tempo a farli, quindi va bene. Vediamo, no, rischiamo di lasciare le apparecchiature dentro lo stadio, perché quello no, perché quello io no. Le ho lasciate sempre lì, sentite se c'è qualche no. Vediamo un po', no, allora c'è. Un paio li facciamo, vediamo chi trova, ma sono sul pullman. Falli scendere. Petricca è dalle mille risorse, state tranquilli che Petricca è dalle mille risorse. Riesce, adesso noi saremo in diretta, riuscirà a portare qualcuno al microfono anche se il pullman sta partendo. Lo ferma il pullman, io sono convinto che ferma il pullman. Pensate che è a Catania. Sì, sono convinto. L'autore del gol, un paio di ragazze se riesco a portarli, vediamo un po'. Sì, quando dice così ce l'ha già pronti. Vediamo se c'è Zonef che ha fatto il gol partita e poi ha fatto anche una grande partita. Ok, il bello della diretta, vedi Vincenzo, no? tutto ho anche il direttore, ma non so se parla. Solo questo. Allora è compleanno, cioè il direttore ha detto che è contento per il suo compleanno. Tanti auguri al direttore. Auguri direttore. Auguri. Allora vediamo se arriva qualche ragazzo. Sonf? Solo lui? Lupi, dai. Sonf e lui. Ho parlato l'ultima volta, ha detto che è lui. Allora, eccolo qua. Radoslav, grandissimo gol su punizione, hai regalato un sogno a una città intera, vincere qui al Massimino penso che rimarrà nella storia, no? Tu magari hai vinto un campionato lo scorso anno e sei abituato, ma Viterbo insomma vincere con Catania è un regalo. Grazie, un bel gol, sono contento, però sono ancora più contento per la vittoria, perché non è facile vincere qui contro una squadra del genere come Catania, grande piazza. E quindi siamo tutti contenti. Senti, raccontaci questo gol perché hai calciato con furbizia, no? Sul palo della sinistra del portiere. Non era un tiro molto forte, ma molto azzuto. Sì, all'inizio non volevo tirare lì, però quando poi ho visto la barriera mi sembrava che c'è un po' di spazio sul palo proprio dove era tirata e ho messo un po' di precisione e è andata bene. Senti, al di là del gol avete fatto una partita di grande sacrificio, di grande corsa, veramente una vittoria voluta a tutti i costi. Alla fine eravate stremati, abbiamo visto dalla tribuna. Sì, ma noi non solo oggi, noi vogliamo vincere sempre perché secondo me ce la possiamo giocare con tutti, abbiamo una squadra forte. Però sì, oggi siamo stati tutti bravissimi, abbiamo fatto grande fatica, però così è ancora più bello. Ancora più bello, è una vittoria che ci voleva, perché due trasferte poi difficili come Trapani e Catania, fare tre punti. E infatti, questo stavo dicendo che è grande sofferenza, però... Abbiamo sofferto tanto, però abbiamo vinto, siamo contenti. Oh, abbiamo anche un tuo compagno, siete nuovi. Io sono forte. Oh, Francesco! Forte. Senti. Non mi vedeva da tre mesi. Allora, non ti vedevo da tre mesi, eh? Vai, grazie. No, grazie del gol soprattutto. Chi sei? Non lo vedevo da tempo, quindi... lo so, e oggi è stato forte.
Oggi, senti, abbiamo sottolineato una cosa nell'orecchio del mister, abbiamo sottolineato la prestazione, una prestazione che non era facile fare in uno stadio del genere, una partita del genere, dopo tutto quello poi che dopo la lunga assenza. Sì, intanto voglio ringraziare la società, il mister, i compagni che mi hanno dato questa opportunità dopo 2 mesi e mezzo di giocare qua a Catania. Non era facile, ma mi sono allenato per essere pronto a qualsiasi situazione, quindi mi sono messo a disposizione del gruppo, ho lavorato a testa bassa, oggi c'è stata la mia occasione e credo di aver fatto una buona partita. Sì, tra l'altro hai dato sicurezza anche alla difesa. Tiri non tanti, però sempre sicuro nelle uscite, anche nei tiri che ci sono stati in porta. La prestazione, insomma, senza sbavature. Sì, no, abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo. Il mister ci aveva chiesto una prestazione del genere, anche perché non era facile venire qua a giocare a Catania contro questa squadra fortissima. Quindi ci siamo ricompattati, abbiamo fatto una grandissima partita. Ripeto, abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo e credo che i 3 punti oggi siano meritati. Complimenti intanto per la prova. Grazie mille. Grazie, grazie. Allora Luca, ciao, ringraziamo il direttore, faccio partire Pullman. Fai partire Pullman, tranquillo. L'avevo bloccato. Ah, io adesso devo andare a recuperare la roba che è nella sala stampa, sperando che ci sia ancora. Vabbè, speriamo, speriamo, perché speriamo, quella è costosa. Perché c'è il microfono. No, non è, a parte la faccenda di costosa, la dobbiamo recuperare, poi dobbiamo andare all'aeroporto, perché noi abbiamo anche l'aereo. Oggi non c'è... L'Etna, io l'ho vista dalla tribuna, oggi era abbastanza tranquilla, c'aveva la sua cappa di nubi, però non tirava fuori nulla, quindi dovrebbe farci partire questa sera. Va bene, non come va bene. L'altra volta. Allora, tranquillo, comunque grazie, perché è stata veramente magnifica anche il tuo racconto, ci hai fatto vivere delle grandissime vivere, emozioni, sì. Dal Cibali, quindi noi ti lasciamo chiudere dal Cibali, poi magari ci sentiamo più tardi se vuoi, ma è difficile. Però, sì, insomma, vabbè, se volete, io appena ho sistemato tutto vi chiamo, se ci siamo ancora, esatto. Ci salutiamo. Esatto, però rifacci dal Cibali. Clamoroso al Cibali, Viterbese in vantaggio. Grazie Claudio, a tra poco. A tra poco. A tra poco. Allora, direi, Beatrice, quindi salutiamo perché ci deve lasciare, è stato qui con noi e noi lo ringraziamo per aver partecipato a questa stupenda sì, sì. Giornata, stupendo pomeriggio. Come dice il mister, non abbiamo vinto niente, però... Siamo contenti, siamo contenti, quindi ringraziamo Vincenzo Rossi di essere, o Vincenzino Rossi, perché permettimi di chiamarti come quando calcavi il tappeto verde, per noi rimani sempre Vincenzino, perché ormai è un'icona della nostra città, della nostra Viterbese, quindi grazie per essere stato con noi oggi pomeriggio, veramente spero e mi auguro che tu possa essere con noi in altre situazioni, quando vuoi e quando noi ti chiameremo, insomma ci fa veramente piacere, certo, averti sì. Qui. Grazie mille, alla prossima, grazie. Alla prossima, grazie Vincenzo. Grazie Vincenzo. Allora noi andiamo in pubblicità, ci fermiamo un minuto e quindi la linea può andare alla regia. Centro Auto, concessionaria ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Abarth per Viterbo, Civitavecchia e Grosseto. Una squadra vincente in tutti i ruoli del settore auto, dalla vendita all'assistenza. Con Todis il menù del giorno è sempre invitante. Piatti pronti di gastronomia calda. Via Tangenziale Ovest a Viterbo. Todis, buongiorno, convenienza. Belli Costruzioni, azienda leader nel settore immobiliare, firma la casa dei tuoi sogni. Esperienza e cura dei particolari è il nostro modo di lavorare. CISL Scuola Viterbo, il sindacato al servizio dei lavoratori della scuola, dei docenti precari e di chi vuole entrare nel mondo della scuola. CISL Scuola Viterbo, via Santa Giacinta Marescotti, traversa strada Teverina. Vuoi gustare una grande pizza o una pizza grande? Pizzeria Il Monastero, a Viterbo in via Fattungheri 10. Di Marco Sport, il tuo centro tecnico sportivo, a Viterbo, Piazza della Rocca. Assistenza informatica SRL. Da 20 anni si prende cura del tuo PC. Vendita, riparazione, installazione, gestione reti e sistemi informatici. A Viterbo, via Murialdo 23, telefono 0761 30 55 77.
L'agenzia Croce, a Viterbo, in via Cardinalla Fontaine, leader dal 1959 nel settore delle onoranze funebri, da sempre sostiene lo sport viterbese. Conver Gomme a Viterbo in viale Raniero Capocci, esclusivista pneumatici Apollo e pneumatici Avon, la gomma sportiva per alte prestazioni. Fai gol con Futursec Lavanderia, qualità e professionalità al tuo servizio. A Viterbo, piazzale Africa, vicino ai palazzi di vetro. La Pantaci Z non è un'agenzia di pubblicità, è l'agenzia di pubblicità. Cerca in tempo reale gli impianti disponibili per la tua pubblicità su www.pantacizeta.it. Diretta Sport. Allora, siamo ad inizio di aprile, però ricordo che l'atletica di Marco Sport organizza per il 25, la festa della liberazione, per il 25 aprile alle ore 10 ad Acqua Pendente, una gara potistica sulla distanza di 7 km e 200 metri. Il percorso si snoda all'interno del centro storico ed i chilometri sono misurati e segnati. Questo è organizzato dal comune di Acqua Pendente in collaborazione con l'atletica di Marco Sport, che ringraziamo ancora una volta, ed è la seconda gara valida per l'undicesimo circuito running di Marco Sport, giunto quindi alla undicesima edizione. Per tutte le informazioni per poter partecipare, la quota di iscrizione, i premi, il programma, l'organizzazione, potete rivolgervi esattamente al punto vendita di Marco Sport in Piazza della Rocca a Viterbo. Molto importante, perché vi daranno tutte le informazioni del caso e soprattutto ci sono poi la possibilità di sapere quali sono le categorie che potranno partecipare e quindi come sarà suddivisa questa manifestazione. Il ritrovo è fissato comunque per il 25 novembre alle ore 8:15 a Piazza Fabrizio di Acqua Pendente. Allora, direi, Beatrice, se sei d'accordo, di andare a rileggere ancora una volta, però fatemi, no, voglio esattamente riproporre lo stacchetto della vittoria della Viterbese con il nostro sponsor. Mi piace sentirlo. Le Terme dei Papi sono liete di festeggiare la vittoria della Viterbese con i tifosi giallo-blu. Poi quindi direi di andare a riepilogare il risultato di oggi, lo voglio risentire, mi piace, che bello oggi proprio. Sì, a Catania la Viterbese vince sul Catania, Catania 0, Viterbese 1. E con questa vittoria, con questi tre punti, per questo recupero della nona giornata di andata del campionato, ricordiamo che ne abbiamo da fare ancora due con la Cavese e con il Catanzaro. Catanzaro sarà proprio a fine campionato, potrebbe essere prevista addirittura per il 1° maggio, ma bisognerà vedere poi come andrà la Coppa Italia per incastrare anche l'eventuale finale di Coppa Italia, qualora, incrociamo le dita, magari siamo noi ad andare in finale, ma non ce lo diciamo, andiamo a giocarcela innanzitutto. Comunque la classifica con questi tre punti diventa questa, che sì, è importantissima per entrare nei playoff in una ottima posizione. La Juve Stabia conduce la classifica con 65 punti, segue il Trapani 64, Catanzaro 57, Catania 57, Potenza 47, Viterbese 44 punti, Monopoli 44, e Virtus Francavilla 43, Vibonese 42, Casertana 41, 40 punti Rende, Cavese e Regina, Sicula Leonzio 39, Siracusa e Rieti 32 punti, Bisceglie 29, chiude la Paganese con 14 punti. Il Matera è fuori dal campionato. Andiamo a vedere anche il prossimo turno. Domenica vede la Viterbese riposare, quindi noi non ci saremo, non andremo in onda. Anche per noi sarà una giornata di riposo dopo tutto questo tempo. Una giornata ce la prendiamo anche noi. Il prossimo turno comunque sarà questo.
Sì, di domenica 7 aprile, la 34esima giornata. Giocheranno alle 14.30 Catania Bisceglie, Catanzaro Virtus Francavilla, Juve Stabia Trapani, Paganese Rieti, Regina Sicula Leonzio, Siracusa Vibonese, alle 16.30 Potenza Cavese, alle 18.30 Monopoli Casertana, chiusa a tavolino Rende Matera 0-3. Allora, dal calcio, tra poco avremo qualche amico con il quale sì, andremo poi a commentare la giornata di oggi, dal calcio io passerei invece proprio ad una multidisciplinarietà di sport, perché è in programma, lo ricordo, l'abbiamo lanciato, a giugno, quest'anno a giugno, ci saranno le Tusciadi, sono tantissime discipline sportive che verranno svolte in tutta la provincia di Viterbo e questo sarà organizzato dalla Fulmar Eventi in collaborazione con noi di Diretta Sport, e queste Tuscie di 2019 che sono in fermento proprio, si sta partita sprombattuto questa organizzazione, e ci sono tantissime discipline, le possiamo vedere anche in sovraimpressione, perché ci sono tante discipline che hanno dato l'assenso e hanno dato l'adesione per poterle organizzare, e andiamo dall'aikido, al karate, al jiu-jitsu, al judo, al muay thai, beach volley, il box, burraco, calcio a 5, ciclismo, ginnastica artistica, la playstation, addirittura sport equestri, tiro a volo, tennis tavolo, tiro con l'arco, insomma sono 26 discipline e tante altre, per esempio il biliardo, bodybuilding, sport tradizionali, motociclismo, atletica leggera, scacchi, pattinaggio, soft air, si sta componendo lo scacchiere per aggiungere altre discipline a queste Tusciadi. Allora, le Tusciadi, per poter avere tutte le informazioni da parte delle società dilettantistiche, da parte soprattutto degli sportivi dilettanti che possono cimentarsi in questa competizione, perché questo è rivolto non ai professionisti dello sport ma ai dilettanti, possono rivolgersi per avere tutte le informazioni alla Fulmar Eventi, Marco Pontani, il numero 339 20 72 365, vi ricordo che voi potete rivedere questa trasmissione registrata e quindi anche poter segnarvi poi il numero di telefono andando sul nostro sito www.direttasportviterbo.it, e questo potete andare a riascoltare il numero di telefono, oppure potete scrivere a fulmareventi@gmail.com o anche a noi direttasportviterbo@gmail.com per avere delle delucidazioni su come partecipare a queste Tusciadi 2019. Sarà l'evento dell'anno per lo sport viterbese. Ci fermiamo un minuto e poi torniamo in diretta. Grazie ai nostri sponsor, la linea può andare alla regia. Fatti coccolare alle Terme dei Papi, con un centro spa di oltre 700 metri quadrati. Cure inalatorie, grotta naturale, bagni termali, fangoterapia, tutte cure convenzionate. Terme dei Papi, a Viterbo. Interporto di Orte, nel cuore produttivo del centro Italia. Il tuo business è il nostro business. Tuscia Petroli, benzina viterbese senza sorprese. La benzina con i colori di Viterbo dei leoni giallo-blu. Per la tua pausa cerchi qualcosa di esclusivo? Polozzi Caffetteria Gourmet, in via Cassia Nord 86 a Viterbo. Colazioni, lunch, aperitivi, il piacere a portata di mano. Sono stato in banca, mi hanno regalato una carta di credito. A noi serve una casa nuova, non una carta di credito. Dammi retta, vai in BCC Roma. Con linea mutui BCC per l'acquisto e ristrutturazione casa, vai sul sicuro. Banca di Credito Cooperativo di Roma, capitale in crescita da 60 anni. La professionalità e l'esperienza GESA nella scelta dell'impianto di allarme più idoneo alla protezione della vostra proprietà. Ristorante Pizzeria Il Molino, a Viterbo, Valle Faul. Ricco menù di carne, cacciagione e prodotti di stagione. Ottime pizze in tutti i gusti. Splendida location per gruppi e cerimonie. Ampio parcheggio libero. Problemi di carie, devitalizzazioni, ricostruzioni, protesi, ortodonzia per i più piccoli. Dental Scan 3D. Studio dentistico Dottor Andrea Di Martino. A Viterbo, in via Garbini 51. In via del Rivo 119. Non perdere il gusto di sorridere. Il tuo sorriso è importante per noi.
WeCom, il meglio nel settore informatico. Sviluppa siti e servizi web, app per smartphone, software, sistemi gestionali e portali web. A Viterbo, in via Papa Giovanni XXI, zona Tribunale. Istituto Tecnico Superiore di Viterbo. In 2 anni, diploma di tecnico nelle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali. Vai su www.itsagro.it. Carrozzeria 2000. Con il tuo CID firmato pensiamo a tutto noi. Auto sostitutiva, noleggio auto, soccorso stradale. Carrozzeria 2000 a Viterbo, Monte Fiascone e Tuscania. Casa di cura Nepi, in via Cassia chilometro 37 a Nepi. Reparti di RSA, hospice, dialisi. Prenota dal sito casadicuranepi.it. Diretta Sport. Allora, eccoci qua, abbiamo qualche amico in linea. Sì, abbiamo Angelo Vergari che scalpita. Ah, eccolo, grande Angelo. Dalla gioia. Non si tiene più. Ho rischiato, sono a Terni. Ah. In questo momento sono in un'oteca con il mio cliente che è super tifoso della Lazio. Ah. E ogni volta che mi vede chiede sempre della Viterbese. E allora ho rischiato il ricovero perché mi sono messo in un parcheggio in una via semi nascosta di Terni a vedere la partita, a sentire la radiocronaca. Sì. E gli ultimi 20 minuti la gente che passava vedeva un pazzo scatenato dentro la macchina che si agitava, urlava e capivano che succedeva. Allora io non so, ma tu che chi sentivi? Il tuo amico Claudio? Sì, ho messo il muto al video e sentivo perché era proprio in coincidenza. Sì. Era in coincidenza, insomma. Era sì, sì. Ma io non so se c'è ancora Claudio in linea con noi. Sì. Dovrebbe esserci. Dovrebbe... No? Eccolo, no? Eccolo, Claudio. Insomma, hai fatto vivere le emozioni anche in un parcheggio, dentro la macchina, uno che scalpitava, che parlava da solo, che come gioiva da solo, hanno chiamato la Neuro. È ancora lì, però. Che spettacolo, grande partita, mamma mia. Peccato che questa volta non ci sei andato. Fra una settimana ci sono. Lo so, però intanto oggi veramente hanno dato il cuore oltre l'ostacolo perché erano stanchi. Si vedeva però una squadra che ha dato veramente il fritto, come si dice, no? No, veramente, guarda, la partita al secondo tempo è stata una partita, una sofferenza, che poi alla fine abbiamo avuto più occasioni noi che loro, però il problema è che il pallino ce l'avevano sempre loro, quindi ogni volta che avevano la palla loro, se mi misuravo una pressione era da ricovero, 120 la minima e 200 la massima, sicuramente avrò avuto. Quindi, e quelle poche volte che noi prendevamo la palla, andavamo in attacco, abbiamo avuto delle occasioni allucinanti, quella di Pacilli e quella di Molinaro è stata anche loro. Non ho capito perché ho visto, cioè, il tiro di Molinaro e dico adesso la palla la vedo dentro la rete, invece non ho capito che non, come mai non era entrata. Poi che niente, ha fatto una parata particolare il portiere, miracoloso. Però quelle sono quelle palle rischiosissime, quei gol mancati che poi magari dopo lo vai a prendere uno e ti mangi i gomiti, no? È andata bene, stavolta è andata bene così. Sono gol che devono essere comunque segnati, al di là di tutto una tirata d'orecchio perché lì devi veramente sfondare la rete. Però insomma il calcio è bello perché è imprevedibile, questa è l'imprevedibilità del calcio ed è il fascino del calcio. Certo, non è andata alla grande, sono sicuro che siamo stati molto fortunati perché il gol che hanno annullato al Catania a me non mi è sembrato irregolare perché il pallone, no, cioè adesso io non ho visto quando hai calzato la bandierina perché quello che ha segnato è lo stesso giocatore che aveva tirato prima, ha ribattuto il portiere e poi l'ha rimessa dentro, però ogni tanto pure a noi ci abbiamo bisogno di qualche fortuna, però se fosse stata una gara di pugilato ai punti avremmo meritato noi. Ah, non c'è dubbio, non c'è totalmente dubbio. Bene, ti lasciamo allora al tuo lavoro, ai tuoi clienti, lavora anche per noi, grazie. Un abbraccio. E poi qui sono da un cliente che nella pubblicità c'è scritto Laurent Perrier nelle migliori enoteche e lui essendo una migliore enoteca
si chiama Paolo, vi saluta. Ciao, forza Viterbese! Grande, grazie, grazie, sempre, grazie. Niente, quindi la pubblicità azzeccata, le migliori biblioteche, lui è penso la numero uno qui a Terni, si chiama Pane e Vino. Potrebbe pure diventare un nostro sponsor, dato che noi a Terni ci arriviamo. Ecco, parlami, grazie, lo facciamo in diretta, contrattiamo subito, dai, prezzi modici. Grazie Angelo, grazie. Un abbraccio Angelo. Bene, allora sì, dovremmo avere anche con noi Marco Gobattoni. Che saluto, Marco. Buon pomeriggio a tutti voi, ciao Luca, ciao Beatrice. Ciao Marco. Cioè, io sento che credo che sia Claudio che stai armeggiando. Sto cercando la strada di casa. Va bene, dai, la troverai. Sto cercando la strada di casa. Che dovrebbe essere salita. A posto. Marco, allora, queste sono di quelle partite che rimangono un po' nella storia, no? Nella mente di tutti noi, andare al Cibali, come ci ricordava Claudio, e come dopo tanti anni è riuscito a dire, ad emulare la voce di Ciotti, di quelle partite che ti fanno innamorare ancora di più del panorama calcio. Ma assolutamente, Luca, guarda, intanto ti dico che mi ha mandato mio fratello, insomma, quindi sapete chi è, certo. Una foto di Claudio fuori dal Cibali, e devo dire che Claudio è in formissima, l'ho visto proprio alla grande, quindi Claudio t'ho seguito passo passo, l'ho seguito sul vostro sito, in televisione, insomma, quindi, però Claudio quella foto arrivata su WhatsApp a fine gara proprio mi ha aperto il cuore. Mandamela poi. Te la giro. Se no, Luca, hai detto bene, è stato un pomeriggio, guarda, io ti dico la sincera verità, non che fossi rassegnato prima di questa partita, perché conosco insomma come prepara le partite la squadra, conosco che mentalità è riuscita a dare calibro a questa squadra, però tutto remava, no? Contro la Viterbese di partite, il fatto che il Catania domenica ha riposato, i diversi infortuni nella Viterbese, però Luca, quando da una parte c'è una squadra vera, c'è un insieme di giocatori, c'è una squadra anche a Catania, non voglio assolutamente sminuire il valore dei siciliani, però oggi la Viterbese ha dimostrato di essere più squadra, ha dimostrato di essere una squadra vera, perché certo. Come diceva anche Angelo, e come avete fatto notare voi sia con Claudio in cronaca, sia dopo nell'analisi, la Viterbese l'ha vinta bene questa partita, l'ha vinta meritando ampiamente, assolutamente, sai, poteva essere sì. Episodio sporadico, no, ma la Viterbese poteva anche vincere con un punteggio più alto, no? Fermo restando che il Catania ha avuto le sue occasioni, con nome sembra il minimo, però ci sono tanti segnali in questa partita, perché tre punti storici, come hai detto tu, un balzo in classifica importantissimo, sì, fondamentale secondo me. Fondamentale, come hai detto bene, fondamentale, e un'iniezione di fiducia... Luca verso quella partita che fra una settimana potrebbe riscrivere l'intera stagione della Viterbese, l'intera storia, perché arrivare per due anni di fila, come dicevamo con Claudio e Valentino una settimana fa, credo che a memoria di Duomo, così in Serie C per due anni di seguito non c'è stata mai la stessa squadra che raggiunge la finale di Coppa Italia, ma questo lo vedremo casomai alle 11. facciamo però, i dovuti scongiuri, sì. I dovuti scongiuri, però è già un obiettivo. Ma che scherzi, no? Ma assolutamente sì. E, si aggiunge al nostro dibattito Stefano Cordeschi. Uè, Stefano! Ciao. Ciao Stefano, buonasera. Ciao. Allora, che si dice da quelle parti, Stefano? Dice, vabbè, è facile, no? Clamoroso al Cibali, vabbè, si dice bene. L'ha sentito, no? Dico Claudio Petricchi, io poi gliel'ho fatto ripetere un altro paio di volte, perché insomma sì. È di quelle cose che magari ti capita una volta, no? Per noi società, per questo io credo che dobbiamo ringraziare, almeno io e Claudio, ma soprattutto Claudio, il patron Piero Camilli, che gli ha permesso di fare questo. Poi lui ha cercato di imitare Sandro Ciotti, che giocò nella Viterbese tanti anni fa, con pianto. Che ti devo dire? Ti devo dire che abbiamo disputato una gara, secondo me, perfetta sotto il profilo tattico, dove tutti hanno interpretato il proprio spartito, come direbbe Sacchi,
e hanno suonato l'orchestra. Finché le forze ci hanno assistito al massimo delle nostre potenzialità, abbiamo anche dettato legge, perché abbiamo abbassato i ritmi di gioco, abbiamo imposto il nostro gioco, non abbiamo concesso praticamente nulla agli SMEI. Poi quando abbiamo calato un po', giustamente, perché comunque le fatiche si fanno sentire, abbiamo subito anche un po' la pressione di una squadra che comunque, insomma, oltre quella zona ha annovera nelle proprie fila giocatori, insomma, una certa importanza. Però diciamo che, a parte il gol annullato, sinceramente parlando, buono a mio avviso, non ho visto nessuna irregolarità, ma insomma ci va bene così. La squadra che poteva arrivare più vicino al gol siamo stati noi, insomma abbiamo purtroppo avuto due occasioni sprecate che potevano andare meglio, però l'abbiamo meritata questa partita, questa vittoria l'abbiamo meritata soprattutto per il carattere imposto in campo. Sapete che io che cosa penso? Al di là dei tre punti che sono importantissimi per la zona playoff, perché stiamo cercando di poter agguantare eventualmente il quinto posto che ci permette poi di partire in una seconda fase nei playoff. Ma la cosa più importante è che oggi, pur avendo un'infermeria abbastanza piena, pur avendo delle gambe che non giravano a mille perché è da tempo che stiamo giocando ogni tre giorni, ma oggi c'è stata, secondo me, o c'è la consapevolezza da parte di tutto l'ambiente, di tutta la squadra, di tutto lo staff tecnico, che noi ai playoff ce la possiamo veramente giocare, possiamo essere veramente una grande sorpresa. Non so se siete d'accordo. Ma sì, guarda Luca, vai Stefano. No, vai. No, prego. Questa è la convinzione che avevamo fin dall'inizio dell'anno, che questa è una squadra da primi cinque posti, assolutamente. L'ha dimostrato anche il fatto, Luca, che hai affrontato due volte il Catania in condizioni sfavorevoli nei confronti di una delle favorite della stagione, e l'hai battuto due volte. Lo stesso Trapani, per carità, una partita la Viterbese l'ha persa domenica scorsa, ma poi a Viterbo in un momento difficile ha fatto un 2-2, il Trapani ha recuperato nei minuti finali, in Coppa la gara d'andata è stata vinta, Catanzaro la doppia sfida deve ancora andare in scena, la Capolista di Juventus ci ha battuto, ma secondo me 2-4-0 sono un po' bugiardi, soprattutto quello dell'andata e dopo un primo tempo, no, favorito da un calcio di rigore inventato in favore della Juventus. Poi è normale che nell'arco di un campionato come l'episodio di oggi può anche girare un episodio perlomeno a favore della Viterbese, prima o poi doveva arrivare, no? Quindi ce lo prendiamo con molto piacere. Però questa è una squadra che ha una rosa, oggi comunque c'erano delle assenze, Luca, ma era una squadra forte, era una squadra che aveva elementi forti, perché tu quando dalla panchina ti può permettere di inserire gente come Molinaro, Puridori l'hai tenuto in panchina, fuori Cenciarelli, fuori Sini, Mignanelli, uno secondo me degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni, lasciamolo dire, proprio veramente un giocatore di un'esperienza, di una e di una classe in una categoria come questa. Non tutti se lo possono permettere, anzi molti pochi, e poi lo stesso Coda che sta salendo di intensità e lotta, ha portato mentalità, Luppi è fuori, Baldassina ha finito, cioè, è comunque una squadra competitiva, quindi questo ti fa capire che la rosa è ampiamente per lottare playoff, e nei playoff sappiamo, è una lotteria, si ricomincia da zero secondo me nei playoff, può accadere. È vero. Stefano, che stavi dicendo? Sì, no, dicevo solamente una cosa, che praticamente se un allenatore che io stimo, perché ho visto la sua Viterbese giocare bene, a prescindere poi come andrà a finire, dicevo, se un allenatore del calibro di Bertotto rilascia dichiarazioni del tipo che la Viterbese sarà l'ago della bilancia per questo campionato, il motivo c'è. Il motivo è che la Viterbese è una squadra che ha dimostrato, con tutte purtroppo le problematiche che ha avuto durante questo inizio del campionato e poi nell'andare avanti giocando ogni regioni, ha dimostrato di potersela giocare con tutti, perché giustamente, come diceva anche Marco, il doppio 4-0 con la Juve Stabia grida un po' vendetta, e tutte le altre partite noi ce le siamo sempre comunque giocate e abbiamo sempre cercato di imporre il nostro gioco e abbiamo creato problemi a tutti, anche quando abbiamo perso. Il 2-0 di Trapani nel turno scorso
io te lo ripeto, io sono un po' maligno, a me mi va anche bene questo 2-0 lì, se poi chi lo sa, lasciamo sta. Però voglio dire, abbiamo dimostrato di poter essere in quel lotto delle 4-5 squadre che alla fine si giocheranno i playoff e che, come giustamente ha ribadito anche Marco, diventa un campionato a parte poi. Però ci potrebbe essere quella ciliegina sulla torta che ci potrebbe mettere in una posizione di vantaggio. E Claudio, abbiamo visto questo ambiente carico, no? L'abbiamo sentito anche dalle parole di chi è intervenuto nella trasmissione nostra, però un ambiente carico e sappiamo che poi le vittorie non solo danno carica, danno consapevolezza, ma rendono... Ma che c'è, il vento o sei tu che stai soffiando? No, c'è un po' di vento. Ah, ecco. Claudio Luca vorrebbe essere già a Trapani, io lo vedo, lo sento, che vorrebbe andare a piedi, Catania-Trapani vorrebbe fare. Clamoroso a provi- cambiamo sto giro. Io credo che tra Vergari dentro la macchina che urlava da solo e Claudio che adesso lì a Catania sta camminando e parla da solo, io credo che tutti e due ci riportano, ci portano dentro. Sì. Comunque sentiamo il vento. No, dicevo Claudio che tu ci puoi dare conferma o meno di questo ambiente, insomma, molto carico, no? Poi le vittorie è ovvio che aggiungono energia, aggiungono entusiasmo. Ma certo, ma guarda, l'avete ascoltato voi, no? Cioè, quando abbiamo intervistato il direttore generale, il mister, i ragazzi, c'è grande consapevolezza. Cioè, queste sono vittorie che ti danno forza, ti fanno capire che te la puoi giocare con tutte, puoi giocarti la Serie B, puoi giocarti tutto, quindi... Ribadisco, oggi il Catania si giocava il campionato, perché vincendo e approfittando dello sconto diretto addirittura tornava in corsa per la B diretta, quindi loro si sono giocati la vita e noi, nonostante l'assenza e la stanchezza, avevamo giocato 3 giorni fa, abbiamo vinto e con merito, perché potevamo chiuderla anche sul 2-0 questa partita, 3-0, al di là del gol annullato sul quale Lodi poi, se avete ascoltato, è tornato a battere molto nella zona mista, no? E spiegando il motivo per il quale non doveva essere annullato. Però aveva una volta tanto, dopo il palo gol di Reggio, qualcosa pure per noi ci può stare, no? Anche perché il guardierino ha alzato subito la bandierina. Come ha respinto il portiere, lui è andato su con la bandierina. Io l'ho visto su, quando l'ho visto salire, lui ha tirato di testa, è andato su, però già l'aveva alzata. Quindi... Vabbè, e poi un episodio ci può pure dir bene, no? Eventualmente dovesse essere, ma insomma, beh, dopo tanti che dopo ci tanti... ha detto, oh, appunto. Ce lo prendiamo, dai, ce lo prendiamo. Quest'arbitro è quello della Ternana, ricordiamocelo. appunto. La Ternana è quello della neve e è quello che nei supplementari dove abbiamo vinto poi ribaltato 2-1, dove è andato il rigore, l'espulsione, dunque... È un arbitro con carattere, perché annullare un gol al Massimino, alla squadra di casa, ci vuole coraggio. Allora ragazzi, sono le 18, quindi noi abbiamo terminato il nostro tempo, è stata una lunga chiacchierata quella che è avvenuta da Catania con i protagonisti insieme a Claudio Petricca, quindi ci ha portato via spazio al dibattito, però noi siamo contenti perché abbiamo sentito la viva voce dei protagonisti e noi quindi salutiamo tutti coloro che sono in collegamento con noi, anche la regia, perché ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Salutiamo Claudio Petricca, ciao Claudio, buon rientro. Ciao a tutti da Catania, grazie. Salutiamo grazie. Marco Cimbali. Cobattoni, no, aspetta Claudio, ferma, non andare via Claudio, fermo lì. Marco Cobattoni, salutiamo. Ciao, grazie Marco. A voi, un abbraccio. Ciao Marco, grazie, un abbraccio. Stefano, complimenti, complimenti per la trasmissione. Ciao, grazie a voi Luca. Stefano Cordeschi da Lucca. Ciao Beatrice, Luca non lo saluto. Ciao Stefano. E io non ricambio. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Emanuele Sabatini ed Emanuele Della Torre dalla regia, che ci sono sempre vicini.
Salutiamo anche Giulia. Salutiamo anche Giulia perché oggi veramente certo. ne ha bisogno, e anche Gianfranco Boi, che non è potuto essere qui con noi, ma che oggi è una colonna della Viterbese del passato, ma certo. sarà con noi presto. E noi vi diamo appuntamento dunque a mercoledì prossimo, quando da Trapani trasmetteremo insieme a Claudio Pedrica e Angelo Vergari la cronaca di Trapani Viterbese per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. E allora, prima di salutare, però vorrei far ribadire il risultato dal Cibali. Claudio, tutto tuo questo finale. Sì. E beh, clamorosa Cibali, la Viterbese ha battuto il Catania 1-0. Grazie a voi, ragazzi. Grazie, arrivederci, buon rientro. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti.